La scorsa volta, così ho perso il filo, no, eravamo arrivati all'articolo 57, 50, all'articolo praticamente finito il capo terzo. Mi risulta che dobbiamo fare il 60, no? Giusto? Sì, aveva fatto il 60, ci eravamo fermati, ma non so poi qual era stata l'indicazione, se di Buonasera a riparlare. tutti. No, no, avevamo esaurito quella parte lì, poi salvo dubbi. Era quello di 10 ettari, semmai, la questione dei 10 ettari Ce che la era siamo rimasta. appuntata, no? Vi ricordate? Sì, ce la siamo appuntata, poi ci guardiamo. Ah, scusate, dove siamo? Che sono arrivato ora. No, Siamo al no, non capo. abbiamo cominciato, Riccardo. Ah. Quindi, qual era del capo terzo, dicevo qual era l'aspetto da riguardare, che era quel discorso che si faceva io e te dei 10 ettari del progetto unitario di iniziativa privata. E quindi bisogna cominciare il capo quarto, gli insediamenti nel territorio. Allora, Antonella, in assenza di Fabrizio, condividi te la normativa? Certo. Allora, aspettiamo che Antonella condivida la norma in modo tale che intanto la La illustri. vedete? Non la vediamo La ancora, ora la vedete? vediamo. La vedete ora? Sì. Ok. Allora, come vedete. Chiedo di spegnere il microfono a chi non parla per evitare l'eco. Come vedete, siamo nel territorio rurale sempre. E il capo 4 disciplina gli insediamenti del territorio rurale e quindi in particolare viene, diciamo, all'attenzione il tema della classificazione degli edifici di valore, diciamo, storico. E l'articolo 60 apre alla disciplina di questo aspetto. Come vedete, in coerenza con quello che è già avvenuto nel territorio urbanizzato, gli edifici di valore storico si distinguono fra insediamenti di valore monumentale, insediamenti di pregio architettonico e insediamenti di interesse ambientale. Inoltre, qui abbiamo anche, ma anche nel territorio forse urbanizzato, se non ricordo male, sicuramente nel territorio rurale, abbiamo anche il caso dei ruderi, quindi insediamenti allo stato di rudere. Allora, le osservazioni che fanno riferimento all'articolo 60, poi vi dico ovviamente quali sono quelle che hanno ad oggetto direttamente richieste di modifica dell'articolo 60 sono la numero 63 che però in realtà riguarda l'articolo 61 e quindi probabilmente l'articolo 60 è semplicemente citato, ma l'oggetto poi è un altro. Poi stessa cosa per l'osservazione numero 72 che verte direttamente sull'articolo 61. Anche qui l'articolo 60 è citato, ma non è oggetto dell'osservazione. Simone, scusami, mi sa che stai leggendo l'osservazione dell'articolo 61. Guarda un po' sull'elenco. Il che spiegherebbe perché c'era tutte le volte l'articolo 61, fra l'altro. Ok, per cui a me mi risulta, controlla un attimo, che sono tre, la 230, la 301 e la 565. Guarda un attimo nella colonna di quello schemettino che c'hai. Ma a me mi risultano 60, però articolo 60 mi risulta. A me risultano sull'articolo 60 queste osservazioni, te le dico Ah, Antonio.
Sì, La 63 e la 72, che poi ritroviamo infatti anche il nell'archivio. 61, esatto. Poi quella d'ufficio, la Ok. 236, la Sì. 201, la 301 e la Ok. 575. C'è quasi una coincidenza totale con quelle Sì, che. ok. Va Tutto bene, scusate, scusate. qua. Allora, poi l'osservazione 230 è quella d'ufficio. Poi la 236 mi sa che verte sull'articolo 61, anche questa. Ora la controllo, ma mi pare che sì, verte sul 61, però verte sul 61, ma ha implicato anche una modifica dell'articolo 60, mi risulta dall'istruttoria condotta dall'ufficio. Quindi forse merita di essere guardata. Allora, qui ci veniva segnalato che la norma non indica la destinazione agricola. E si sottolineava l'esigenza di permettere il cambio di destinazione d'uso anche nella direzione della funzione agricola. Poi si pone il problema della prima casa, che però, come abbiamo visto, diciamo, è oggetto di una disciplina, insomma, particolare sugli edifici storici che Fabrizio Cinquini ha spiegato anche l'ultima volta, l'ultima commissione, e quindi c'è un parere di accoglimento parziale dell'ufficio, con un'introduzione di modifiche sia nell'articolo 60 sia nell'articolo 61. Quindi poi le andiamo a vedere queste modifiche direttamente sul testo. Poi osservazione 301. Osservazione 301. C'è una richiesta di favorire le politiche di recupero dei nuclei storici, appunto, del territorio rurale, favorendo il cambio d'uso, l'ampliamento del Scusa, Simone, fabbricato. l'osservazione numero. 301, 301. È un ragionamento, Jacopo, di carattere molto generale, dove si fa una valutazione generale sull'opportunità, insomma, nelle frazioni collinari di favorire processi di recupero, sia nel senso del cambio d'uso, sia nel senso dell'ampliamento, per evitare, appunto, insomma, fenomeni di abbandono che ci sono. E diciamo, è una di quelle osservazioni dove non è che si chiede qualcosa di specifico. E quindi nell'istruttoria si usa, no, la formula del parziale accoglimento, perché si cerca di interpretare la volontà del cittadino, e ad avviso dell'ufficio, insomma, le norme che esistono sul patrimonio storico collinare favoriscono, insomma, le condizioni di recupero di quel patrimonio. E quindi c'è una istruttoria di parziale accoglimento. Poi 565, si tratta di una struttura ricettiva. E l'osservante chiede una norma che permetta la realizzazione di strutture temporanee. Viene detto che sarà oggetto di disciplina nel regolamento edilizio. Probabilmente il riferimento all'articolo 60 è il riferimento alla classificazione di questa struttura.
Quindi possiamo a questo punto andare a vedere il testo dell'articolo 60. Se lo scorriamo, Antonella. Ecco, vedete, in funzione dell'accoglimento dell'osservazione che metteva in evidenza l'opportunità, giustamente, di prevedere la destinazione d'uso agricola non solo come destinazione d'uso esistente, ma anche come destinazione d'uso a cui, no, si può diciamo, portare l'immobile, è stata aggiunta agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. Vedete, è stata aggiunta la lettera G. E poi è stato specificato che il mutamento di destinazione d'uso di edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli articoli 81, 82 e 83 della legge regionale 65 del 2014. Questa è diciamo, una precisazione. Poi, andando all'articolo Scusa, 60. Simone, no, questa precisazione che dici te, a che si riferisce, scusa? Perché ora non conoscendo bene l'articolo 81, 82, 83 della legge regionale riesco a capire. Aspetta, ti Quindi. dico quali riguardano. Riguardano come dire, la normativa agricola, te le guardo direttamente. 81. Allora, 81 è limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola. Sto parlando della legge regionale 65. 82 è mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale e 83 è interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola. Questa è la legge regionale che noi siamo tenuti ad applicare. Quindi questo è il Certo, ma questo riferimento. che comporta? Non ho Cioè, capito. abbiamo scritto mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni. E quali sono le limitazioni? Quello che chiedevo Perché, questo. per esempio, ti faccio un esempio, degli annessi agricoli che sono stati realizzati dopo il 2007, per legge regionale non possono, col programma aziendale, dico, col programma aziendale, non possono mutare la destinazione agricola. Come pure, se c'hai un edificio realizzato con un programma aziendale, cioè quindi connaturato all'esigenza dell'imprenditore agricolo, devi fare lo stesso programma la modifica al programma se l'hai realizzato a quelle condizioni. E poi l'83 invece è quella che in pratica noi si applica anche interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento a destinazione d'uso agricola perché impone in funzione dell'estensione del fondo agricolo, quando gli togli la destinazione agricola, devi pagare degli oneri che vengono chiamati oneri di miglioramento ambientale che corrispondono in linea di massima agli oneri della ristrutturazione edilizia degli Gli edifici. oneri verdi. Sì, bravo, oneri verdi, sì. Quindi ti dà dei parametri con cui fai questo mutamento. Questi sono per quelli agricoli, eh? A Sì, destinazione ha agricola, senso aver scritto questa norma qui allora? Ecco una domanda, se poi c'è da sottoscrivere. scusa Riccardo, posso spiegartelo io qual è il senso? Sì. Il senso è questo. Mentre torniamo, Antonella, possiamo tornare al titolo, alla rubrica, al titolo dell'articolo 60. Allora, questi sono i nuclei rurali di impianto storico in territorio aperto, no? Cioè sono le parti di territorio rurale dove esistono però dei nuclei e ci cascano dentro molte delle nostre frazioni collinari. Vedete cosa c'è scritto, no? Cioè sono anche elencate Santa Lucia, Monteggio, Rigreppo Lungo, Lombrici, Metato, Casoli. Sono i borghi storici delle nostre colline. Tenete conto che qui c'è stata tutta una discussione con la Regione Toscana, forse ve la ricorderete quando si adottò il piano, se ne parlò, su come considerare questi nuclei urbani, nel senso che insomma, si poteva discutere se erano da territorio urbanizzato o da territorio rurale. Tant'è che alcune frazioni più legate, diciamo, alla piana di Camaiore sono finite nel territorio urbanizzato.
e invece quelle più collinari la regione ci ha, fra virgolette, costretta a metterle nel territorio rurale. Ma sono dei veri e propri nuclei, no? Sono i nostri paesi. Allora, vi ricorderete, come ha spiegato Fabrizio alla scorsa commissione, che qui il cambio d'uso in residenziale, ovviamente Manola, se mi sbaglio, mi correggi, il cambio d'uso in residenziale non ha la limitazione della prima casa che abbiamo incontrato in altre situazioni. Perché non ha quella limitazione? Perché, diciamo, è stato riconosciuto, no, anche a livelli sovraordinati rispetto al comune, il valore di una politica che sia, no, ancor più di recupero dei borghi storici del nostro territorio. Allora, il senso di quella precisazione, Riccardo, è che in queste zone il cambio d'uso, anche in residenziale, cioè da agricolo a residenziale, incontra soltanto i limiti di legge. E questo è il senso della precisazione. Cioè, mentre in altre situazioni diverse, no? Cioè, nel territorio agricolo ci sono appunto anche manufatti con caratteristiche di precarietà strutturale, figli di condono. Qui siamo nei paesi, no, invece, e siamo nei nuclei rurali di impianto storico, cioè siamo nei paesi dove ci sono valori, no, storici, culturali, ambientali, architettonici molto importanti. Ecco, qui, diciamo, il cambio d'uso come funzione, no, di recupero e di favorire, e volta, diciamo così, a favorire il reinsediamento nei borghi. Il cambio d'uso qui è soggetto anche per gli immobili agricoli soltanto ai limiti di legge. Quello che la legge concede, lo concede anche il comune. Manola, ti torna quello Sì, che torna. Sì. ho detto? Ed ecco perché Fabrizio ha ritenuto di aggiungere questa precisazione, per far capire questo concetto, ok? Cioè che qui il cambio d'uso incontra soltanto i limiti di legge. Ok? Simone, Sì, o alla ok. mano, anzi, è uguale, insomma, la precisazione che deriva poi da una modifica a margine dell'articolo anche 61, no? Che riguarda le classi ammesse e le funzioni, le destinazioni d'uso ammesse, agricole funzioni connesse ai sensi di legge. Che vuol dire connesse ai sensi di legge? Perché è chiaro che quelle legittime sono legittime e basta, quindi nei nuclei rurali, se ci sono delle funzioni interne ai nuclei rurali, e quelle sono legittime. Ma connesse ai sensi di legge vuol dire cosa? Ma per esempio, cioè con la destinazione agricola, te potresti fare anche, non so, l'allevamento di animali, potresti anche fare l'agriturismo e così via, cioè come dire, funzioni che sono connesse allo svolgimento dell'attività agricola, perché l'agriturismo lo puoi fare solo se è collegato ad un'azienda agricola, capito? Sì, Però che avrebbe, sarebbe di per... L'agriturismo potrebbe avere una valenza turistico-ricettiva, no? Ma in realtà, siccome l'applichi con l'esecuzione dell'attività agricola, ha questo, diciamo, specificazione, insomma. No. vabbè, comunque si parla di piani di miglioramento agricolo di fatto, cioè si passa attraverso delle forme Ah, organizzative. sì, nel caso, certo, sì. Vabbè. Volevo dire una cosa. Non so se è stata esaurita la discussione dell'articolo 60 e volevate passare al 61. Sì, non so Perché se volevo sempre far Manola. presente. Volevo far Sempre, presente. no, volevo dire, siccome il punto che ha chiesto Riccardo R è importante, no? Perché segna la distinzione fra la disciplina di questo tipo, no? Di territorio dove ci sono edifici di impianto storico e il resto, ti torna, no? Quello che ho detto io, insomma, non vi. Certo. No, no, l'avevo detto anche prima. No, io volevo far presente alla Commissione invece una cosa. Ritornavo sul comma 3, che è quello di cui si parlava appena mi sono collegata con Alberto. In questo caso, secondo me, c'è un richiamo che andrebbe esteso proprio per il discorso che lui faceva per la possibilità di realizzare le piscine. Secondo me, andrebbe inserito
quando si dice per gli insediamenti classificati di valore monumentale 1 e 2, il riferimento è articolo 21,4 e comma 5. Secondo me bisognerebbe mettere anche il comma 8, perché i commi 4 o 5 dicono gli interventi che possono essere realizzati sugli edifici. Mentre invece non dicono quello che leggevo prima per gli edifici classificati 1, la possibilità di realizzare piscine e impianti sportivi. Quindi, secondo me, qui va aggiunto il richiamo anche a quel comma. Corretto. Dicevo questo, Antonella, ce lo fai vedere il comma che citava la Manola? È il comma 3, Antonella. Che articolo è? Scusatemi, È che sempre articolo? quello, sempre il Questo, 60, sì. comma 3, va un pochino indietro, è quello precedente al 4. Ecco, qui, quando dice per, le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui al precedente articolo 21,3. Se voi andate a vedere l'articolo 21,3, non parla delle piscine, ma parla semplicemente delle... È chiaro, Manola. Capito? Sì, E prima io. quindi o ci mettiamo dopo in fondo un discorso che per tutte queste categorie di edifici è possibile la realizzazione di piscine e impianti sportivi, come indicato al comma 8 dell'articolo 21. Io penso sia preferibile il richiamo, non so Simone, che dici? Penso anch'io, fra l'altro, essendo una proposta dell'ufficio, non credo neanche sia necessario, come si è fatto altre volte, insomma, farci particolari approfondimenti. Mi sembra quasi una svista, nel senso che se l'abbiamo fatto, no, per edifici classificati nello stesso modo. Andava aggiunto, sì, o il comma oppure una dicitura specifica. Va bene, abbiamo mandato all'ufficio questa correzione di farla, no? Senza ulteriori. Uno contrario, direi di sì. Beh, D'accordo. andiamo al 61. Ok, allora l'articolo 61, se lo possiamo vedere, Oh, Antonio. Simone, scusami, eh. L'osservazione 301, no? Quella un po' generica che avevi detto, eh? Scusami un attimo che chiudo la porta, eh? Tanto se la prendete un attimo. Sì. Scusate, Qual ma è visto l'osservazione, Michela? La 301. La 301, che era molto molto generica, che dice Simone, era parecchio parecchio generica. Dico, ma se Beh, lo andiamo a leggere. scusa Michela, per generica non intendo non chiara, intendo dire di carattere generale, cioè lui fa un ragionamento Sì, di. generale, appunto. È per questo che mi piaceva leggerla e vedere poi in definitiva quanto l'articolo 60 poteva cogliere di tutta questa osservazione, capito? Mi piaceva leggerla un attimino, se c'era la possibilità, e scorrerla un attimino, vedere cosa chiedevano e quanto in questo articolo poi si riscontrava dell'osservazione, capito? Quanto poi nell'osservazione si Antonella, realizzava l'osservazione, devi capito? prendere l'osservazione senza i nomi, eh? Eh Sì, no, ma non posso, Manola, non Michela, posso non si perché può non vedere. mi No, si cioè, collega. No, non ce l'abbiamo quella senza nomi? volevo chiedere una cosa a Michela. Siccome la sintesi dell'osservazione, insomma, è corposa la sintesi già, se ritieni io posso leggere interamente la sintesi, se pensi che sia sufficiente, perché è una sintesi molto analitica, ecco, come posso dire, come vuoi. La sintesi, Michele, è quella che ci abbiamo sul registro, eh? La sintesi, sì, la sintesi del registro, sì, quella si diceva, sì. Ok, allora io lo leggo e poi magari cerco di soffermarmi sulle risposte, no, che ci sono nella norma rispetto a Sì, questi. bravo, questo ti volevo chiedere. Allora, il contributo è orientato ai piccoli paesi, centri storici e campagne del territorio di Camaiore.
richiamando alla storia di queste comunità fondate sul lavoro, sacrificio, solidarietà, cultura, religiosità e tradizione, in particolare di Gombitelli, ma estensibile agli abitanti di Torcigliano, Migliano, Fibbiano, cresciuti ma fuoriusciti con conseguente spopolamento dei piccoli paesi collinari. Con il nuovo PO si individuano apprezzabili aperture mirate a facilitare interventi edilizi capaci di stimolare iniziative per frenare il crollo e la riduzione in macerie di paesi come Gombitelli, che una volta contava circa 300 abitanti, ora non più di 100. Nel PO si prevede l'opportunità di cambiare la destinazione a fabbricati agricoli, con ulteriori 20 metri quadrati di ampliamento, purché destinati a prima casa. Questa opportunità, al netto dell'ampliamento, si chiede che si possa applicare anche ai nuclei storici del territorio rurale, stessa libertà nel cambio d'uso che è nel territorio urbano. E questo noi, Michela, l'abbiamo fatto. Bravo, Nel e senso qui che ci siamo. addirittura qui, e Manola, ripeto, mi corregge se sbaglio, cioè nell'articolo 60, che è quello dei nuclei storici, qui il cambio d'uso in residenziale non è legato alla prima casa, ok? Cioè si può fare a prescindere dalla prima casa, e si può fare a prescindere dalla prima casa perché si è proprio ritenuto di ispirarsi alla filosofia che sta dentro questa osservazione, cioè va favorito ancora di più il recupero del patrimonio storico, no? Cioè fra un patrimonio di valore e un patrimonio che non è di valore, a maggior ragione va, no, recuperato quello che ha a che fare con la nostra identità culturale, storica, no, di cittadini, insomma, di questo comune. Quindi qui siamo oltre la prima casa, in questo tipo. Ok. Poi dice il cittadino, tale possibilità infatti consentirebbe la rigenerazione urbana di alcune unità immobiliari fabbricate nel tessuto urbano dei centri storici della collina, oggetto da anni di abbandono. Tali fabbricati, spesso agricoli, possono avere una speranza diversa se viene concesso il cambio d'uso e una maggiore tolleranza in termini di requisiti e caratteristiche edilizie. Poi, altezza vani, superfici minime, rapporti aeroilluminanti, sia nei centri storici che in territorio aperto, devono essere riconsiderati nei valori minimi per dare un'alternativa all'oblio per tanti edifici. E noi l'abbiamo fatto, Michela, perché se ti ricorderai, l'ufficio mi corregge se sbaglio, mi raccomando, perché vado tutto a memoria e quindi il piano è nuovo per tutti, anche per l'assessore, insomma, quindi ci si può sbagliare tutti. Se ricorderai, come ricordi Michela, nel tessuto storico noi il taglio minimo degli alloggi lo abbiamo individuato nel minimo di legge, non abbiamo messo un taglio minimo degli alloggi più alto. Vi ricordate tutto il ragionamento sul fatto che nei centri storici, anche storicamente, ci sono delle unità abitative più piccole, e che quindi ne va favorito il recupero. Questo per quello che riguarda le superfici minime a uso abitativo. Invece, per quello che riguarda i rapporti aeroilluminanti e le altezze dei vani, qui il problema è di carattere igienico-sanitario e cercheremo di affrontarlo nel regolamento edilizio, quindi in uno strumento diverso dal piano operativo, cercando di capire con la ASL quali spazi ci sono, perché qui c'è una normativa di carattere nazionale, sulla quale, insomma, con la quale bisogna confrontarsi. Questo per dire che quello che si poteva fare nel piano operativo, invece, cioè le superfici minime, l'abbiamo fatto. La casa di proprietà ha le stanze che non rispettano misure, altezze richieste, eppure abitata. E questa non è diciamo, non è un'eccezione rispetto a paesi come Gombitelli o altri. Si chiede quindi che all'interno dei nuclei storici in territorio rurale sia ammesso il cambio d'uso, e l'abbiamo fatto, favorendo le condizioni di utilizzazione del patrimonio a maggior rischio abbandono. Ed è quello che abbiamo fatto. Si chiede anche che il Consiglio Comunale, gli uffici e l'ASL affrontino con una nuova sensibilità il tema edilizio, che interessa tali fabbricati, che riveste in assoluto primaria importanza per tradurre ogni previsione urbanistica ipotizzabile. Il lavoro con l'ASL va fatto in sede di regolamento edilizio. Questo lo dico io, non l'osservazione. In merito invece al territorio rurale e ai fabbricati qui presenti,
Ritengo problematica la possibilità che l'unico cambio d'uso ammissibile di fabbricati con destinazione agricola sia quello condizionato alla prima casa. Qui il cittadino ci dice che secondo lui fuori, no, da questi ambiti storici, diciamo così, bisognerebbe favorire un cambio d'uso che vada oltre la prima casa. Qui però diciamo, gli aspetti, Michela, sono più problematici, perché mentre fino ad ora, no, cioè nei nuclei rurali di impianto recente, di impianto storico, si fa riferimento a fabbricati che hanno una loro consistenza, una loro qualità architettonica, un valore da preservare, invece nel territorio rurale c'è di tutto, ci sono anche le baracche, no? E allora lì, diciamo, il punto d'equilibrio, ne abbiamo discusso tante volte, che l'amministrazione ha trovato rispetto anche alle regole del PIT della Regione Toscana, che ci sta molto attenta da questo punto di vista, è quello della prima casa. Cioè abbiamo detto, l'equilibrio che ci può essere in queste situazioni di territorio aperto dove c'è di tutto, è quello di favorire, diciamo così, le politiche legate alla prima casa. Cioè se io ho bisogno della prima casa, vengo messo in condizioni di, no, di fare un intervento di recupero, fermo restando altre funzioni che sono ammissibili. Non si consente, diciamo così, la realizzazione di seconde case, ecco, sul patrimonio, diciamo, sparso che c'è nel territorio agricolo, ma questa, diciamo, è un punto di equilibrio che è quello anche che ci ha consentito di poter fino ad ora affrontare, diciamo, il percorso che abbiamo fatto con la forza che serve perché arrivi in fondo, perché come ricorderete c'è una conferenza dei servizi finale dove in particolare il Ministero dei Beni Culturali presiede, diciamo così, presidia, scusate, la tutela del paesaggio, e quindi se ritiene che una serie di norme siano troppo larghe, come dire, ci blocca, no? E quindi la scelta che è stata fatta nel piano è quella di dire massima libertà nei centri storici, con gli unici limiti che sono prescritti dalla legge. Nel territorio sparso della collina, ma non solo della collina, dove ci sono fabbricati di vario tipo, anche molto precari strutturalmente, lì si cerca di favorire politiche sulla prima casa. Tenete presente, ve lo ricordo sempre, che abbiamo superato il problema della schedatura di tutto questo patrimonio recente, che era quello che una volta, diciamo, faceva angosciare i tecnici, guardo Alberto, cioè se un edificio non era schedato non accedeva ad una serie di possibilità. Adesso questo problema è superato, tutti potranno fare il cambio d'uso in prima casa, ovviamente chi ha bisogno della prima casa. Poi vi ricorderete che abbiamo scritto, sempre per rispettare il PIT della Regione Toscana, che ci vuole, diciamo, no, una situazione nella quale non ci sono rischi particolari sotto il profilo ambientale, quindi sulla classificazione della pericolosità geologica idraulica, che ci devono arrivare le opere di urbanizzazione, diciamo, di carattere primario. Ma questa norma, che insomma apre al cambio d'uso per tutti quelli che hanno bisogno della prima casa, ha retto nel rapporto col PIT per questo motivo qui, cioè che è ritenuta una norma equilibrata. E poi l'osservazione va avanti, la campagna rischia la compromissione del residuo valore per l'abbandono crescente, e peraltro evitate dai requisiti richiesti per il cambio d'uso in termini di accessibilità. Salvo quanto sopra, si chiede che si apra la possibilità di attivare il PEE, cioè un piano di edilizia in territorio rurale, anche per mutate destinazioni non solo di carattere residenziale, e questo è ammesso, cioè altre destinazioni non residenziali sono largamente ammesse, per elevare e recuperare la qualità del paesaggio e del patrimonio esistente delle aree più fragili del territorio. Quindi questa è l'osservazione. Quindi, ricapitolando, ma Fabrizio Cinquini l'ha spiegato tante volte, nel patrimonio storico il cambio d'uso è amplissimo.
L'unico limite è quello degli articoli della legge regionale che sono stati richiamati proprio per segnalare che non ci sono altri limiti. Nel patrimonio, e il patrimonio storico lo vedete, è quello dei paesi, lo abbiamo letto prima qual era l'elenco, i paesi collinari fanno parte dell'articolo 60. Quindi chi vuole recuperare i paesi sa che noi abbiamo aperto le maglie il più possibile, al massimo possibile. Fuori invece dai nuclei rurali di impianto storico, le possibilità di cambio d'uso sono amplissime per tutte le funzioni non residenziali. Per le funzioni residenziali sono legate alla prima casa, ma perché nel territorio rurale, diciamo aperto, quindi fuori dai nuclei urbani, si trova di tutto. E quindi noi avevamo bisogno di una norma che fosse sufficientemente equilibrata rispetto alla tutela dell'ambiente e alla tutela del paesaggio, e come tale fosse considerabile in linea con il PIT e quindi ci consentisse di arrivare in fondo con un processo amministrativo che arriva a fondo e che porta all'approvazione del piano. Credo il tema sia chiaro, no? Ormai io l'ho spiegato. Grazie Simone. Manola, ti torna tutto quello che ho detto? Non ti fare, diciamo... Tutto. No, mi torna perfettamente. Ma allora, una cosa, una curiosità nel frattempo. Perché alcuni borghi sono stati classificati dentro l'area urbana e altri no? Ascolta Riccardo, perché è un problema di interpretazione del PIT della regione Toscana. Il PIT della regione Toscana individua, si chiamano dei morfotipi, cioè delle tipologie, no? Che poi te devi riscontrare sul territorio. E in funzione, diciamo, di questo lavoro devi capire se il tuo territorio è considerabile in un modo piuttosto che in un altro. Allora, qual è il ragionamento che ha fatto la regione Toscana? Siccome noi spingevamo perché tutti i nuclei, diciamo, i nuclei dei nostri paesi, delle nostre frazioni, fossero considerati territorio urbano. Noi spingevamo in quella direzione lì come amministrazione. La regione sostanzialmente ha accettato un compromesso. E il compromesso qual è stato? Che è un'opinione, che è una lettura, diciamo, opinabile, ma è quella sulla quale poi si è trovato un punto di incontro. Che mentre, diciamo, le frazioni o le località che fanno parte del territorio pianeggiante possono essere considerate, diciamo così, in quanto vicine al capoluogo o vicine, per esempio, no, a Capezzano, possono essere considerate, diciamo così, ulteriori manifestazioni di territorio urbanizzato, perché il territorio urbanizzato è molto vicino, no? Te pensa, Riccardo, a una frazione come Marignana, oppure pensa a Vado, oppure pensa a tutto il sistema delle frazioni che noi abbiamo. La Pieve di Camaiore. Quindi mentre alcune frazioni sono state considerate sufficientemente vicine al territorio urbanizzato e quindi considerabili come tali, altre frazioni che hanno più caratteristiche collinari, no? E quindi tutte le Seniglia in particolare e anche le frazioni più montane, chiamiamole così, siccome sono lontane dal territorio urbanizzato e sono inserite in un contesto rurale, sono state considerate nuclei rurali nel territorio agricolo. Questo è stato l'equilibrio che è stato trovato. Ma è una materia, ripeto, nella quale l'amministrazione si deve confrontare con le istituzioni sovraordinate, perché, diciamo, c'è un problema di interpretazione della normativa regionale. Ecco. Volevo fare, Simone, su questo, volevo fare una considerazione. Noi tutta questa disciplina, tra l'altro, l'abbiamo vista già anche nel piano strutturale, cioè dove già lì c'è una distinzione tra il territorio urbanizzato e il territorio rurale, e di conseguenza i nuclei che fanno parte del territorio rurale. E siccome noi penso che in provincia
Ma forse non solo, siamo stati fra i primi a dover affrontare questo problema, a Camaione intendo dire, no? Anche nel rapporto con la regione. Potrebbe essere che di qui in avanti, visti anche come si sono comportati, no? Gli altri comuni, insomma, avanzando la pianificazione, qualche altra differenza ci possa emergere nelle impostazioni che la regione ha nell'interpretare la sua norma, no? Il suo strumento. Lo dico anche vedendo altri piani. Però allora, quello che secondo me merita di essere considerato non è tanto il fatto che si sia introdotta questa differenza, no? Diciamo, tra la struttura insediativa che abbiamo in pianura e quella che abbiamo nella collina o nella montagna. Perché poi abbiamo visto che abbiamo declinato la norma internamente ai Esatto. territori uguale al territorio urbanizzato, quindi non si produce nulla di diverso. Semmai a capire se questo discrimine che c'è stato non ha, non, cioè non porti a un ragionamento per difetto. Come dire, alcuni agglomerati non si, nel territorio rurale non meritino di essere considerati come nuclei rurali. Mi riferisco soprattutto a alcuni contesti di comunità e di paesi sparsi, no? Che non hanno, come per esempio Migliano, un centro fisico ben raccolto e ben individuato, ma hanno magari degli insediamenti più diffusi nella campagna, no? In cui il caso della Pieve, per esempio, è uno di quelli, perché la Pieve è una parte in territorio urbanizzato e poi c'è gli abitati più alti che sono nuclei rurali. Però una parte di quegli abitati più alti sono nuclei rurali, non tutti. Ecco, allora, visto che la Regione ci ha chiesto un approccio in cui si introduceva questa gradualità, e ce l'ha chiesto un po' di tempo fa, potrebbe essere che in seguito quella gradualità, visto come si è comportata, no? Anche in contesti limitrofi, possa dar modo di considerare alcuni altri insediamenti che secondo me per dignità e per struttura urbana possono assurgere a essere dei nuclei rurali e che non abbiamo considerato, semplicemente perché quando abbiamo osservato il territorio, a livello di scala c'è stato un posto della regione e ci diceva, beh, questi sono urbani, questo è territorio urbanizzato, questi sono nuclei urbani, ma nel territorio rurale, di conseguenza è rimasto fuori magari come edificato esistente, ma nel territorio rurale aperto, qualcosa che in realtà ha un minimo di organizzazione come nucleo, no? Questa è una riflessione che volevo. Poi, se posso aggiungere, conterà anche molto l'applicazione del piano, no? Perché siccome, come diceva Jacopo, al di là delle... perché diciamo così, c'è un elemento di paradosso, no? Cioè tu sei obbligato a seguire lo schema, diciamo, no? Di lettura di carattere regionale. Poi però sulla disciplina degli insediamenti esistenti, diciamo, i margini di manovra che ci sono molto simili a quelli che ci sono nel territorio urbanizzato. Noi abbiamo una disciplina che sostanzialmente equipara territorio rurale e territorio urbanizzato dal punto di vista delle possibilità di intervento. Anzi, qualche volta con il fatto che la resede nel territorio rurale, fuori dai nuclei, intendo dire, è geometrica, qualche volta, anzi, nel territorio rurale ci sono anche più spazi di intervento sull'esistente, no? Rispetto al territorio urbanizzato o ai nuclei rurali dove invece il confine è definito da una linea e dove a volte c'è il problema che un edificio non ha un sufficiente spazio, no? Tant'è che tutta una serie di osservazioni che poi appunto saranno oggetto del lavoro della commissione sono proprio su questo, no? Cioè nei nuclei rurali e nel territorio urbanizzato tanti cittadini ci dicono: me lo spostate un pochino il confine, che se no io non ho spazio per intervenire. Ecco, questo problema nel territorio rurale aperto non c'è, perché lì la resede è geometrica, è 30 metri e questo problema non c'è. Quindi questo per dire anche che noi poi abbiamo bisogno, come tutte le cose, di applicarlo il piano, no? Perché applicandolo poi ci renderemo conto anche degli aspetti problematici, perché insomma io ora non la voglio fare troppo lunga, ma
Insomma, come avete visto, anche personalmente ho cercato di sottrarre il piano a forme di propaganda di ogni tipo, nel senso di propaganda elettorale. A me interessa che questo piano arrivi in fondo perché parla soprattutto alle amministrazioni che verranno. Quindi, siccome l'atteggiamento è questo, la responsabilità di tutti è cercare di capirlo nel miglior modo possibile. Perché non è facile, come diceva Alberto, nemmeno no, entrarci nei meccanismi, per nessuno è facile. E poi, come dire, fare questo tipo di valutazioni, no? Cioè sui limiti che ci possono essere, per poi verificarle anche in concreto, perché poi io credo che un bilancio su come funziona il piano uno lo potrà fare dopo un pochino, no? Al netto, diciamo, degli errori che poi andranno corretti e che verranno via via fuori. Quindi noi ci siamo sforzati, al di là di questa, diciamo, classificazione diversa, di dare possibilità a tutti i cittadini, insomma, di intervento sull'esistente, sostanzialmente equiparandole. Vediamo se questo sistema funziona poi nei fatti. Io credo che da questo punto di vista funzionerà, cioè dal punto di vista del fatto che non abbiamo creato un discrimine fra territorio urbano e territorio rurale negli interventi relativi all'esistente. Io credo che da questo punto di vista funzionerà. Allora, articolo 61. L'articolo 61 invece disciplina sempre i nuclei rurali, quindi sempre diciamo aree dove c'è un'aggregazione di insediamenti, ma di impianto recente, quindi che non hanno un valore, che non hanno un valore storico. Quindi qui ci sono un po' di agglomerati, per esempio intorno a Camaiore, un po' di agglomerati intorno a Capezzano Pianore, quindi sono zone in cui la densità urbana è maggiore di quella che si avrebbe nel territorio rurale aperto, ma che non hanno le caratteristiche del territorio urbanizzato. Soprattutto ci sono tante zone così intorno nella piana di Capezzano, quelle un pochino più sfrangiate, un pochino più lontane sia dalla Via Italica sia dal centro di Capezzano. Allora, qui le osservazioni che vengono in esame sono buona parte di quelle che abbiamo già visto, ma che comunque le ricapitolo. Anche perché alcune le avevamo saltate perché facevano riferimento a questo articolo qui, il 61, cioè sono l'osservazione numero 63, e ci viene segnalato appunto che non avevamo ricompreso tra le categorie funzionali ammesse quella agricola, è accolta. E vedremo che nell'articolo 61 abbiamo fatto quello che abbiamo fatto nell'articolo 60, cioè abbiamo messo la possibilità della funzione agricola anche nel senso del cambio d'uso in agricolo, non soltanto per le funzioni esistenti. Poi, osservazione 72, stessa cosa dell'osservazione 61, con parole diverse, ma l'oggetto è il medesimo, cioè la richiesta di inserire la funzione agricola. Poi l'osservazione ufficio, e quindi quella poi la vediamo. Poi ne ho saltata una, che è l'osservazione 73. Allora, qui ci viene segnalato che non avevamo, no, consentito nel cambio d'uso di fabbricati da destinazione industriale artigianale a residenziale la possibilità in zona B o RV diciamo, di cumulare le addizioni volumetriche. Vi ricordate, questa osservazione l'abbiamo già vista nel territorio urbanizzato, quando parlavamo del territorio urbanizzato, e l'abbiamo parzialmente accolta. E poi vedremo come, ma comunque come abbiamo fatto nel territorio urbanizzato, cioè consentendo invece, appunto, diciamo così, una maggiore possibilità di cambio d'uso. Andiamo avanti.
236. Anche qui era il tema della destinazione agricola che non avevamo previsto. È l'osservazione che abbiamo esaminato prima sull'articolo 60. E poi l'osservazione 301, che è quella che abbiamo letto su richiesta della Michela. Quindi possiamo andare sul testo dell'articolo 61. Ci siamo già? Ok, vedete, abbiamo inserito la destinazione agricola e abbiamo specificato che il mutamento di destinazione d'uso di edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di quegli articoli 81, 82, 83 della legge regionale 65 del 2014. Se si torna un attimo su, Antonella, no, all'articolo 61, è per spiegare una cosa alla commissione che non credo che sia immediata. Allora, vedete, mi raccomando Manola, se mi sbaglio correggimi, vedete, per quello che riguarda questo tipo di insediamenti, che sono, lo ricordo, i nuclei rurali di impianto recente, quindi le aggregazioni dentro il territorio rurale non storiche, noi abbiamo fatto un'equiparazione, vedete, al D3. Cioè qui, vedete, lo leggete al comma 2. Le categorie di intervento ammesse dal PO sono quelle degli analoghi insediamenti posti nel territorio urbanizzato e in particolare nelle aree B3. Ok? Quindi se io sono un cittadino in un nucleo rurale di impianto recente, faccio gli interventi della B3, che sono le aree dei tessuti di margine sfrangiati del territorio urbanizzato. Vedete la cosa che si diceva prima? Cioè noi abbiamo equiparato il nucleo rurale di impianto recente al territorio urbanizzato per cercare di eliminare, Riccardo, quel problema, no? che si discuteva prima. Questo cosa significa? Che le modifiche che abbiamo fatto al B3 e che riguardavano per esempio anche quell'osservazione che abbiamo letto prima sul cambio d'uso degli edifici a destinazione artigianale e industriale, quelle modifiche che abbiamo già discusso qualche riunione fa, chiaramente valgono anche per i nuclei rurali di impianto recente, perché il comma 2 rinvia alle B3. Ok? E quindi qui nel 61 si trovano soltanto due modifiche, ma valgono qui le modifiche che abbiamo fatto per il B3. È corretto, no, Manola? Sì, è corretto. Segnalo alla commissione anche una cosa, che c'era una differenza tra l'articolo e la cartografia. Ce ne siamo accorti con l'osservazione d'ufficio, abbiamo eliminato la distinzione che era riportata in cartografia. Gli RB venivano divisi in A e in B, che però la norma non li disciplinava. Infatti la norma è rimasta invariata, a parte le modifiche che citava l'assessore. Quindi nelle nuove cartografie troverete corretta sia la leggenda, sia anche la classificazione, diciamo, di questi nuclei, che non avranno più questa distinzione, saranno RB e basta. Ok, allora andiamo avanti. Articolo 62, non mi risultano osservazioni. Articolo 63. Scusate però, torniamo, scusa Antonella, torna indietro perché cambiamo ambito, mi sembra, è giusto che... Allora, vedete, siamo in un nuovo titolo, il titolo quinto.
E il titolo quinto riguarda la rete infrastrutturale. E quindi in particolare l'articolo 62, se non vado errato, dovrebbe essere, il piano è impostato così sempre, l'articolo di apertura del titolo, cioè quello che spiega quello che si disciplina negli articoli seguenti. Vedete, qui le partizioni spaziali sono quelle relative ai parcheggi, alla rete viaria, alle linee infrastrutturali, distributori di carburante, percorsi ciclabili, insomma tutto quello che ha a che fare con le infrastrutture legate alla mobilità, direi. Essendo un articolo soltanto di carattere generale, di carattere descrittivo, non sono state presentate osservazioni perché non contiene una disciplina, diciamo, immediata di queste aree. Invece, passando all'articolo 63, qui diciamo l'articolo si occupa di un aspetto particolare che, se vi ricorderete, se ve lo ricordate, abbiamo discusso appunto sin dall'adozione, cioè la possibilità, a fronte di cittadini disponibili a cedere aree per l'adeguamento della viabilità, di dare più possibilità edilizie. Se si scorre l'articolo un attimo, così lo illustro in modo corretto, vedete, vi ricordate, scorrilo ancora Antonella, vedete, se un cittadino ci cede diciamo delle aree volta a migliorare la viabilità, vedete, consentiamo un ulteriore incremento dell'addizione volumetrica per una superficie edificabile, non calpestabile, di 10 metri quadrati. Quindi questo è un meccanismo che cerca di favorire le cessioni di quelle aree, soprattutto limitrofe, no, alle strade esistenti, che possono servire a migliorarle, le strade. Ma questo è un tema che ovviamente avevamo già discusso in sede di adozione, però serviva ad inquadrare, no, l'articolo. Allora, sull'articolo 63 noi abbiamo soltanto l'osservazione d'ufficio, e quindi vedete la solita correzione del parametro della superficie, e poi non so se ci sono altre modifiche. Scorriamo la norma? No, non ci sono altre modifiche. Poi, articolo 64. Qui, oltre a quella dell'ufficio, abbiamo un'unica osservazione, che è la 622. Ah, scusate, l'articolo 64 riguarda specificamente la rete viaria. Allora, osservazione 622, ci vado. Allora, se capisco bene dalla sintesi, il tema è quello della possibilità o meno di realizzare nuove strade. Ora, su questo bisogna essere, diciamo così, molto chiari. Numero di osservazione, abbi pazienza, leggevo la norma. 622. Grazie. Questo è il tema, cioè questo cittadino, più che fare un'osservazione, diciamo, normativa, pone il tema
però è corretto tutto sommato che se ne parli qui, pone il tema, diciamo, della difficoltà di accesso ad un proprio bene e della possibilità di realizzare una nuova strada. Ora, la realizzazione di nuove strade deve essere urbanisticamente prevista, e nel territorio rurale addirittura deve essere copianificata con la regione, questo per legge. Quindi, come abbiamo, diciamo, spiegato in altre, mi pare in altri momenti, quello che il comune può concedere è gli interventi di accesso nelle aree pertinenziali. Ovviamente, se io ho un'area pertinenziale ad un edificio, nell'area pertinenziale, no, l'accesso anche carrabile lo posso realizzare. Poi, casomai, sarà il regolamento edilizio a prescrivere qualche regola se... insomma, nell'ambito, diciamo, di come si fanno gli interventi, così come noi abbiamo consentito interventi di adeguamento della viabilità esistente, cioè laddove una viabilità esiste legittimamente si può intervenire per migliorarla. Nuove strade si possono fare, ma soltanto attraverso delle varianti puntuali al piano. Quindi questo mi sembra che è il tema che pone il cittadino, e per cui l'osservazione non è accolta per questo motivo. Ma non mi sembra, Simone, che voglia fare una nuova strada. Non vuole fare una nuova strada il cittadino. Leggila bene l'osservazione. Leggiamo tutta l'osservazione, la vuole ampliare. Leggila un po' l'osservazione, Simone. Allora, l'osservazione riguarda l'accesso alla propria abitazione da farsi tramite la strada vicinale del Poggione. Accesso impedito da un restringimento e da frane, vegetazione e baracche. Essendo strada pubblica e di interesse storico, si è tentato di interessare le varie amministrazioni per ampliarne almeno un tratto, per eliminare il restringimento o per riaprire la strada da frane, vegetazioni e baracche. È stato ottenuto un parere favorevole nel 2017, presentando un progetto di massima con parere geologico e strutturale, interessando anche il vicino proprietario dei terreni interessati dall'ampliamento della carreggiata, ma poi è stato detto che l'opera era troppo impattante per una strada pubblica di interesse storico. Si chiede di disciplinare tale strada in modo puntuale, inserendola come le altre strade di interesse storico in una cartografia dedicata, indicando interventi ammissibili e se di interesse pubblico e storico di trattarle come tali, rendendole percorribili dai mezzi di soccorso e provvedendo alla loro manutenzione e riapertura. Allora, da quello che capisco, Michela, lui chiede proprio di inserirla come siccome ha questi problemi, no? Ora, noi non conosciamo il dettaglio, perché noi non è che si guarda la pratica edilizia, no? In questa fase si guarda, diciamo, le regole. Allora, al di là del dettaglio, no? Nel senso che da quel che si capisce, lui prima ha presentato un progetto dove gli uffici gli hanno dato parere favorevole, poi ci sarebbero stati dei problemi di impatto, quindi si capisce che c'è stata una discussione, no? Su una strada pubblica esistente rispetto a come si poteva intervenire. Però lui dice, per risolvere questo problema, ti dico quel che capisco io, inseritela come strada, no? Punto. Inseritela nel piano come strada. Allora, la cosa che dicevo io è, vedete cosa dice l'ufficio, non accolta. Si precisa tuttavia che l'articolo 64 consente interventi sulla viabilità esistente. Quindi la cosa che io restituivo alla commissione è il concetto, no? Il concetto è che sulla viabilità esistente si può intervenire, poi naturalmente bisogna vedere come si vuole intervenire, no? E quella è una parte, diciamo, edilizia. Non si possono invece prevedere dei tratti, delle strade nuove non si possono prevedere. Quindi, per amor di Dio, magari chiediamo all'ufficio che vada a vedere l'osservazione anche oltre la sintesi, sì, no? Perché l'ufficio per me l'ha interpretata male, perché mi dice non accolta, però tuttavia si può prevedere
interventi sulla viabilità esistente, perché io capisco che c'è una viabilità esistente. Loro chiedono o di riaprirla o di eliminare le frane, le vegetazioni o di allargarla, capito? Perché a me non mi sembra che chiedano, io poi non conosco il posto, ma non mi sembra che chiedano di fare una strada ex nuovo. Ma lei chiedono interventi sull'esistente, No, allora, l'osservazione chiedeva di disciplinare tale strada in modo più puntuale. Allora, noi non è che nelle norme o nelle cartografie andiamo a fare, come dire, un'indagine sulle strade, sulle condizioni che hanno queste strade. Sarebbe un lavoro improbo, non lo possiamo fare. Inserendola come le altre strade di interesse storico in una cartografia dedicata, quindi avrebbe voluto dire, come dire, fare uno studio particolare con apposito incaricato, professionista incaricato, perché è un lavoro molto grosso, indicando interventi ammissibili. E questo è possibile, perché se andate avanti all'articolo abbiamo inserito che il regolamento edilizio disciplina le modalità e le caratteristiche dei suddetti interventi, quelli che prima si diceva l'allargamento della strada, con particolare riferimento a quelli concernenti la viabilità e gli itinerari di impianto storico come identificati nel quadro conoscitivo. Non c'eravamo neanche arrivati. Però perché non me l'hai accorta? Forse lei chiedeva di fare uno studio particolare, che se io l'accoglievo bisognava fare lo studio particolare sulle viabilità, su quella strada in particolare, no? Perché lei chiede disciplinare tale strada in modo più puntuale, e chi la conosce quella strada? E poi avanti però chiede anche di provvedere alla manutenzione di questa strada, di provvedere anche alla riapertura. Questo non c'entra niente con le norme di attuazione del piano, Michele. La manutenzione, se è una strada vicinale di interesse pubblico, il comune, io so che dà dei contributi, cioè fa delle opere, però io di questa cosa non me ne occupo, se ne occupa lavori pubblici. Scusa, prima che tu intervenga, volevo dire questo all'ufficio. Magari prendiamocelo come appunto. Cerchiamo di capire se la risposta più corretta è non accolta oppure parzialmente accolta, no? Nel senso che proprio in ragione del fatto che la norma consente interventi sulla viabilità esistente e proprio in ragione del fatto che poi il regolamento edilizio disciplinerà anche meglio, diciamo, la materia, può anche darsi che l'esigenza sottesa, diciamo così, all'osservazione possa un domani essere soddisfatta applicando la norma. Siccome altre volte l'abbiamo fatto, no? Di cercare di interpretare la volontà del cittadino, magari facciamo una riflessione su questo, il che ovviamente non cambia quello che diceva la Manola, Michela, cioè di fronte ad una richiesta di inserimento puntuale della strada non si può che dire no, però la norma gli interventi sulla viabilità esistente li consente, ecco. Sì, appunto, al limite parzialmente accolta. Volevo dire una cosa, semmai, ecco, verifichiamo, ma questo non credo che... Cioè, credo che insomma sia già stato fatto e sia già stato inserito che la strada effettivamente sia segnata, cioè che sia nel patrimonio stradale, capito? Questo ma Jacopo, cioè anche questo è un problema, cioè noi usiamo le cartografie regionali, non le possiamo andare a modificare, quindi se la cartografia regionale indica la strada, bene, nella cartografia ci sarà sicuramente, la verifica la faremo, ma se per caso non ci fosse, non è che le possiamo inserire noi, è come i cittadini che chiedevano di poter inserire gli edifici, no? Perché noi... Questo è uno scrupolo estremo, perché la Michela non ha capito dove siamo, ma io ho capito e... ti do di intendere, poi insomma siamo a Capannino. Comunque io la noto, certo. È una viabilità storica in effetti, cioè una viabilità che è stata interrotta in un tratto da una frana nel 92 quando era... Jacopo, però che ci sia o che non ci sia in cartografia, lo dico anche per chi ci ascolta, no? Eventualmente non è rilevante fini, insomma, no? Allora, mi dici che numero dell'osservazione? È la 622. Ma Jacopo, ma qui c'è una casa, c'è una civile abitazione?
Ora io non lo so dove siamo. Il richiedente probabilmente sì, è proprietario o comunque a titolo in qualche modo un'abitazione che è sopra. Questa era la vecchia strada che andava a campo dall'Amazzone, per intendersi, dalla via del Pioppo. E andava a campo, e poi ti ricordi nel 92 venne l'alluvione e sotto il campo ci fu il treno che l'interruppe. Però è un problema che di urbanistico secondo me c'è anche pochino, via di la verità. Perché poi, appunto, come dice lui, aveva già presentato un progetto e quindi quando gli si è garantito il fatto che certi interventi di adeguamento li possa fare, mi pare che. Io nel caso specifico rilevo, io, lo dice il cittadino, che l'ufficio lavori pubblici aveva considerato un intervento, lo dice, molto impattante. Io non conosco la strada, non conosco niente, però rilevo che è il cittadino stesso che lo dice. Me lo ricordo vagamente, ma per fare quell'operazione lì, lui cambiava completamente il tracciato. Cioè, non è che Capito. ripristinava la strada esistente. Per superare la frana e quegli affari lì, faceva un pezzo di strada nuova. No, ma poi dipende come si fanno le cose, però è evidente Esatto. che la strada c'era, no? E E quindi c'è guardate, bravo, ma scusate, questo aspetto io lo vorrei chiarire leggendo il comma 2, no? Se voi leggete il comma 2, per queste partizioni spaziali, io lo sto leggendo a schermo, quello che mostra Antonella, e in generale per la viabilità esistente, il PO prevede la manutenzione, se necessario la riqualificazione funzionale, infrastrutturale e tipologica, nonché la nuova realizzazione per gli spazi sottoposti a vincolo espropriativo. È sempre ammessa dal PO la nuova realizzazione, l'ampliamento e l'integrazione della viabilità esistente. Cioè, Oh. la norma è ampia sugli interventi che si possono fare sull'esistente. Dopo nasce il problema di come li fai, ma quello è un aspetto edilizio, non urbanistico. Quindi, da un lato, il regolamento edilizio dovrà dare delle indicazioni, no? Il più possibile utile ai cittadini, in modo che quando presentano i progetti sanno anche come presentarli. E dall'altro lato, poi ogni progetto edilizio va valutato, diciamo, no, nel concreto, no? La qualità progettuale, eccetera. Quindi la norma, però, credo che la riflessione che ci ha posto la Michela, cioè capire se la risposta più corretta sia non accolta o parzialmente accolta, questo sia un. Ce lo appuntiamo, Manola, è una di quelle cose che guardiamo, va bene? Anche perché, Simone, se c'è un'abitazione, se hanno un'esigenza del genere, io non ti dico di farci delle opere faraoniche sulla strada, però se c'è un'abitazione dove il cittadino ci risiede, paga le sue tasse e tutto, avrà bisogno della strada per andare a casa, voglio dire. Se c'è una frana, c'è un problema. La norma mi sembra bella, bella ampia e proprio non accoglierla. Voglio dire, vediamo un attimino, veniamogli incontro, magari parzialmente accolta e vediamo cosa si può fare per questo tipo di esigenza e di difficoltà che ha espresso con l'osservazione. Infatti, anch'io stavo per dire la stessa cosa della Michela. Cioè, se esiste un'abitazione o esistono delle residenze, vanno messe in condizione questi residenti di raggiungere la propria abitazione. Non è che si possa non far raggiungere nel 2021 la residenza a chi ci risiede. Cioè, onestamente, abbiate un po' di buon senso in questo senso. Cioè, poi, per il resto, scrivere non accolta vuol dire non prenderla nemmeno in considerazione questa eventualità. Quindi scrivere parzialmente accolta cambia un attimino. E poi, Vi come vorrei diceva segnalare. giustamente Simone, al comma, ora non mi ricordo il comma 2, mi sembra, effettivamente c'erano tutti gli spazi per poterla ristrutturare, mantenere, ampliare questa strada. Sì, io vorrei dire soltanto questo perché non si ingeneri un equivoco. È un aspetto formale, diciamo, di correttezza formale della risposta che diamo al cittadino, perché al di là della forma. La sostanza è che il comma 2 c'è in ogni caso e quindi quel cittadino lì potrà avvalersene, però è corretto sul piano Punto. formale, diciamo così, capire qual è la risposta più adeguata. Ok, stavamo scorrendo l'articolo perché mi pare, scusate, ora devo Sì, riprendere. Simone, volevo segnalare la bontà della norma comma 6 dell'articolo 64,
era già presente in fase di adozione, quello cioè sulla possibilità degli adeguamenti stradali per l'estensione per parte della corsia della carreggiata di 1,5 metri, che è già stato in parte valutato positivamente anche in termini progettuali dalla provincia su un paio di interventi che interessano la provinciale 1. È stato possibile questo perché mi ricordo che in una prima formulazione c'era viabilità comunale. Viabilità pubblica la estende anche alla viabilità che è di competenza e di proprietà di altri enti. Sì, Jacopo fa riferimento alla possibilità di allargare in automatico la viabilità. Senza variante, insomma. Via, senza variante, sì, in automatico nel senso del senza variante. Senza previsione espropriativa. E vedete la cosa che diceva Manola, poi scorriamo l'articolo, il regolamento edilizio disciplina le modalità e le caratteristiche dei suddetti interventi. La cosa che si diceva prima. Andiamo avanti. Ok, poi, perché qui osservazioni c'era soltanto quella che ho letto e che abbiamo discusso. Poi, sull'articolo 65 non mi risultano osservazioni, mentre c'è un'osservazione sull'articolo 66. Andiamo a prendere l'articolo 66, che parla dei parcheggi. Ed è l'osservazione 179. Simone, scusami, non ce l'hai nell'elenco. Ora io ne ero scordato, non so se l'avevo inviato anche a te. Sì. Però i commissari gliel'avevo mandato. Che è un'integrazione al registro che hanno. Che riguardava proprio l'articolo 66, giusto? Sì, esatto, era l'osservazione quella sulla provinciale, sul parcheggio, quello lungo accanto a Incava. Allora, intanto guardiamo questa qui che citavo, che è la 179, poi sì, ce l'ho anch'io, Antonella, la apro okay. E la guardo. Allora, 179. 89. Ah no, è quella che probabilmente ci hai inviato allora. Sì, esatto, era uno schemettino, era uno schema che poi sarebbe stato la risposta. Allora, sì. Allora, se mi date, siccome non ce l'ho nel registro come voi, se mi date Simone. Altrimenti, scusate, facciamo prima a far così, facciamola illustrare all'ufficio questa. Nel registro delle osservazioni non c'ho la scelta. Allora, dalla 176 va dalla 182. No. Ce l'ho. Ma no, l'ha appena spiegato l'Antonella, che è saltata nel registro. Io sono a casa e c'ho il registro delle osservazioni. Allora, se mi date... Mi date 2 minuti, la apro io, però ho bisogno di 2 minuti. Ok. Quello che chiedeva il cambio di zona per un'area a parcheggio. Sì. Noi non abbiamo modificato la cartografia, ma abbiamo aggiunto che nelle aree a parcheggio è possibile anche sistemarle con attività, diciamo, simile a quelle del parcheggio, cioè lasciando una parte pubblica. Per quello che mi chi è quell'area a parcheggio lì? All'Incava, ma se no non si può assorbire. Ho capito, ma di chi è proprietà privata? È proprietà, no, è lui chiedeva un cambio fra la proprietà pubblica che è nostra e la proprietà... Ma mi date il tempo di prendere, l'avevo chiesto 2 minuti, datemi il tempo di prendere. Allora. Cioè, ma la proprietà pubblica, cioè, quindi la comprerebbe lui? Riccardo, sei più impaziente della maggioranza, anch'io voglio andare veloce, ma dammi il tempo di prendere. No, non è che sono parlare. Ci sono quasi, perdonate.
Allora, sto aprendo il file. Allora, qui problemi di privacy non ce n'è, nel senso che si parla comunque di una previsione già esistente di parcheggio pubblico da convenzionare, ed è la previsione, Riccardo, ma mi rivolgo ovviamente anche agli altri commissari, dell'area parcheggio lato mare dell'incava, ok? Sostanzialmente la proprietà ci dice nell'intervento in un eventuale intervento di ampliamento dell'immobile potremmo, diciamo così, avere la necessità di disporre sul lato mare, diciamo, dell'edificio di un maggior spazio, no, di intervento, un po' come succede per le abitazioni che ti chiedono, no, di spostare la residenza. Allora cosa accade? Accade che, diciamo, lo spostamento del confine in questo caso non è tecnicamente possibile, sostanzialmente. Poi l'ufficio mi corregge se sbaglio, perché lì siamo proprio a confine fra territorio urbano e territorio rurale, nel senso che il parcheggio è stato oggetto di copianificazione in sede regionale. Allora noi abbiamo introdotto nell'articolo 66 un elemento di flessibilità che sostanzialmente dice, ora poi lo andiamo a vedere, tanto è l'unica osservazione che c'è sull'articolo, che sostanzialmente dice se un'area è adiacente ad un'attività produttiva e è prevista a destinazione parcheggio, questo non vuol dire che non possa essere in minima parte anche utilizzata per l'attività produttiva, purché la destinazione a parcheggio resti tale in termini, come dire, funzionali e di caratterizzazione prevalente. Però questa spiegazione la troviamo meglio nell'articolo 66, che quindi chiedo all'ufficio di far vedere, così almeno capiamo di che cosa si parla, perché succede spesso con le attività produttive che ci siano, no, diciamo così, esigenze che possono anche soddisfare l'interesse pubblico in termini di parcheggi che si accompagnano a necessità delle attività. Antonella, puoi condividere l'articolo 66? Aspettate, che mi è saltato il video. A me sembra che chieda un'altra cosa lui, questa osservazione qui. L'osservazione Riccardo chiede, io la riapro, ma allora. Venga modificata la destinazione. Si può leggere. Allora, l'area oggetto dell'osservazione è classificata nel PO quale zona destinata a parcheggio. L'osservante è proprietario di un immobile posto in un'area adiacente a destinazione produttiva, artigianale e commerciale. Si chiede che per l'area a parcheggio venga modificata la destinazione in artigianale, commerciale e produttiva, in quanto se l'amministrazione ritiene che tale area non abbia più interesse pubblico, l'osservante sarebbe intenzionato all'acquisto, in quanto l'attività negli ultimi anni è cresciuta molto e ha bisogno di spazi esterni limitrofi alla propria area di lavoro per la movimentazione, l'arrivo e partenza dei mezzi meccanici e di trasporto. Quanto sopra per un maggiore sviluppo dell'azienda sul territorio comunale. Allora, devo cominciare a capire anche qual è l'azienda. Simone, non è l'incava. Scusate, l'azienda è l'incava per me. Non è l'incava.
No, ha ragione Riccardo, era, non è l'incava. Dici te Roberto, l'hai detto te prima che era l'incava. Ho detto nella zona che vedevo per quello, no, non è l'incava. Allora io avevo capito che non era l'incava, è per quello che chiedevo spiegazione. Non parla nessuno? Io che devo parlare, se non posso fare il nome, è accanto all'incava, ma non è l'incava. Oh, non è l'incava, non è incava, non è incava. C'è un'attività. Appunto per quello c'è da capirlo bene questa osservazione. Io non è che sono contrario, ci mancherebbe, però voglio capire. Allora, sì, io ho capito ora qual è l'osservazione. Ma allora, io indipendente. Posso? Indipendente. Posso? Allora. Il tema, allora, l'osservazione non è quella dell'incava, il tema è molto simile, cioè si tratta di un'attività produttiva che pone esigenze di ampliamento rispetto ad un'area che l'amministrazione comunale ha identificato come area parcheggio, va bene? E rispetto alla quale la valutazione che fa l'amministrazione comunale è una valutazione di necessità in quella zona di standard anche di parcheggio, cioè noi dobbiamo come comune assicurare che quella zona sia adeguatamente servita da infrastrutture pubbliche comprese il parcheggio. Quindi rispetto alla richiesta di eliminare totalmente il parcheggio ci sono delle difficoltà, perché secondo noi dal punto di vista degli standard serve che quella zona mantenga dei parcheggi. Allora c'è parso, siccome succede spesso che però ci sia questo tipo di aspetto, no? Cioè esigenze economiche che si intrecciano con esigenze di natura pubblica, ci è parso opportuno costruire nella norma un elemento di flessibilità, che sostanzialmente è questo. Vedete, è ammessa la realizzazione di nuovi parcheggi e aree di sosta, comprensivi delle dotazioni e dei manufatti sopraindicati, nonché l'adeguamento e la riqualificazione di quelli esistenti, con particolare riferimento per il miglioramento delle urbanizzazioni primarie e le dotazioni infrastrutturali di accessibilità, anche con interventi privati, mediante la stipula di una convenzione con il comune per la gestione degli stessi parcheggi e dei relativi impianti nell'interesse comune, assicurando un calibrato equilibrio tra le esigenze delle attività private e le necessità di uso pubblico. Che vuol dire questa norma? La traduco. Vuol dire, io ho attività produttiva, ho un'esigenza di organizzazione della mia attività anche in termini di miei, va bene, standard di parcheggio, di miei attrezzati, di miei spazi dedicati alla sosta dei veicoli che, diciamo, ruotano intorno alla mia attività, va bene? C'è un parcheggio pubblico, c'è un'area destinata a parcheggio pubblico, la norma consente che sia il privato a farsi carico dell'intervento pubblico, quindi a realizzare il parcheggio pubblico o a sistemare il parcheggio pubblico esistente, convenzionandolo con il comune. Nelle forme ovviamente che la convenzione e quindi il comune stabilirà più opportune, quindi dà la possibilità che in parte venga usato dal privato e in parte venga usato interamente dalla comunità, a forme di convenzionamento legate agli orari, no? Ci possono essere magari dei giorni in cui è utile al comune e dei giorni in cui non gli è utile. Sostanzialmente è l'introduzione di un meccanismo di flessibilità che consente, di fronte a standard pubblici, di avere un'iniziativa privata che realizza l'opera pubblica o che sistema l'opera pubblica esistente e che ha come ritorno la possibilità in parte di usarla anche per i propri scopi produttivi, secondo punti di equilibrio che di volta in volta vanno capiti rispetto alle esigenze che il comune ha. E che possono anche essere quelle di valutare quando questa cosa non è possibile che la convenzione non si fa. Quindi è uno strumento in più che l'amministrazione si dà per governare questo tipo di fenomeni. Il riferimento è a un'attività produttiva
che è all'Incaba, che è, scusate, nella zona Incaba, ma la norma non è che fa riferimento a quell'attività, vale per tutte le attività, che, diciamo, La manifesta un zona qual potere. è? È quella dove vengono parcheggiati ora i camion grossi? La zona è quella, sì, che sta più verso Camaione, sì, Ma è esatto. quella dove ora ci parcheggiano i camion grossi? Io, qual è l'area esatta, se è quella? Credo di sì, credo che sia quella. Una domanda, perché io ci voglio capire anche questo. Però è una norma generale, Riccardo, Sì, ho te. capito, Simone, l'ho capito il tuo ragionamento, che è una norma generale, però qui questa osservazione dice in quanto se l'amministrazione ritiene che tale area non abbia più interesse pubblico, questo insomma, a me, per me quell'area lì ce l'ha l'interesse pubblico. Esatto, infatti l'osservazione non è accolta nei termini che chiedeva il richiedente, no? Perché se l'avessimo accolta nei termini che richiedeva il richiedente, avremmo tolto la previsione di parcheggio e avremmo messo area industriale artigianale. Invece noi manteniamo la previsione di parcheggio perché riteniamo che quell'area abbia un interesse pubblico. Dopodiché diciamo, per l'amor di Dio, se l'interesse pubblico e l'interesse no, imprenditoriale stanno assieme, ben venga, si trova una forma di convenzionamento utile a tutti e quindi introduciamo questa possibilità. Dopodiché starà a chi, Riccardo, gestisce il piano, no? Trovare il punto di equilibrio se è possibile trovarlo. Noi introduciamo solo uno strumento, ok? Non so se è chiaro il concetto, cioè la commissione deve ragionare sull'opportunità o meno di introdurre questo strumento generale, che non è che riguarda quell'impresa lì, riguarda tutte le imprese che si trovino in condizioni di chiedere spazi che sono utili al comune. Mi spiego? Sì, ti spieghi bene, Simone. Io però ti voglio chiedere anche un'altra cosa. Visto che queste osservazioni qui vanno anche viste, sarebbe bene ora, visto che è finito questo periodo, di isolamento, di rifare le commissioni in presenza, cioè che almeno con tutte le carte a disposizione, in modo che io possa consultare le carte al momento che analizzo un'osservazione. E questo si renderà maggiormente necessario quando ci saranno quelle cartografiche. Così a video non ha più senso, secondo me, fare le commissioni anche perché io l'osservazione la voglio vedere nella sua interezza. A me non mi basta vedere la sintesi. Ora sì, dopo no, perché anche questa vorrei vedere dov'è, vorrei parlare con Lucchesi in maniera più esplicita, non si può parlare, non si può dire, c'è la privacy, quindi io la prossima commissione, le prossime commissioni mi auguro vengano fatte in presenza. Non esistono Però, però comuni. scusa Riccardo, io vorrei precisare una cosa, al di là delle modalità con cui si fanno le commissioni, No, lo so, però io sì, voglio parlare di scusa tutto. Riccardo, io mi limito a segnalare che la parte normativa di carattere generale si presta bene, secondo me, Sì, a questa ho capito, modalità. ho capito. Invece hai ragione, secondo me, è la mia opinione, ovviamente, hai ragione sul lato invece delle osservazioni che verranno, perché quelle che verranno sono le schede norma che hanno una dimensione cartografica inevitabile. E anche quelle cartografiche che sono cartografiche. Quindi io questa parte dei lavori della commissione la chiuderei come l'abbiamo iniziata sulle norme di carattere generali. Però volevo dirti, Riccardo, che fermo restando questo aspetto, cioè i commissari non solo hanno diritto ad avere e a vedere tutte le osservazioni che vogliono nella loro interezza, ma siete liberi, ma non è che lo devo dire io, non è che è una gentile con il No, ma lo so vostro diritto, bene, Simone, da ok? darla a vedere, ma il problema Però nasce quando si analizza un'osservazione. No, dai, se devo ecco, andare questa, se mi definendo permetti, osservazioni da me, mi sento male, no? Riccardo, se mi permetti, ma è la mia opinione, questo tipo di osservazioni vanno valutate nella loro generalità. Dopodiché hai ragione a porti il problema degli effetti concreti, no? Perché per vedere se una norma funziona o no, bisogna immaginare quali possibili applicazioni può avere. Quindi lo capisco che giustamente te vuoi capire questo aspetto. Però ecco, ci tengo a sottolineare che noi stiamo facendo un lavoro sulle norme di carattere generale, quindi non di tipo cartografico ora, e quindi qui la domanda che la Commissione si deve fare e poi il Consiglio Comunale è opportuno o no in termini generali introdurre questo tipo di meccanismo? Secondo noi sì, perché le situazioni possono essere varie. E si favorisce anche l'interesse pubblico in questo modo. Però, questa è una valutazione che ovviamente poi farà, cioè deve fare la commissione in prima battuta. Anche perché ai commissari,
di esprimersi sul fatto della presenza o meno. Ma io penso, io l'avevo già anche detto, io penso che le commissioni fatte in presenza siano sicuramente meglio. Come consiglio comunale si finirà di fare consigli comunali da remoto, fortunatamente. Le normative possiamo anche vedere di finirle così, ma sicuramente per le cartografiche dovremo vedere di riorganizzare le commissioni in presenza. Questa almeno è la mia opinione, poi esprimete anche la vostra. Io per quanto mi riguarda non ho nessuna difficoltà nel momento in cui però c'è una disponibilità buona da parte dei commissari, perché questa modalità secondo me ci ha consentito, oltre a una forma di condivisione con l'esterno di quello che facciamo, certo ci vuole prudenza rispetto all'indicazione, al non indicare il nome del richiedente, l'osservazione, ma stanno partecipando a queste sedute molte più persone di quante potrebbero partecipare se facessimo le commissioni in presenza. E poi un altro aspetto che non è da poco è anche la disponibilità dei commissari, perché organizzare come facciamo in questa settimana tre commissioni, visto che il venerdì saremo di nuovo in commissione, è un aspetto che non sempre può essere garantito con la presenza fisica. E questa è una prerogativa che dobbiamo avere, cioè il fatto di poter Io le esaminare dico ora, Grazie. Jacopo, le cartografiche le voglio tutte in presenza. Te lo dico ora, non voglio fare della polemica, Lo ma stai dicendo, sarà la come commissione siamo che qui ora 3 ore, possiamo essere anche in comune. 5 minuti non è quello che guasta. ma non c'è nessun ostruzionismo. Te sei stato in presenza anche quando non eri commissario, eri capogruppo. Non c'è Ah, nessuna meno difficoltà. male. Meno male. Da parte mia, però è chiaro che non ci si può permettere di fare una commissione per settimana se No, siamo in presenza, capito? Eh chiaro, no, io credo che questa modalità in remoto ci abbia consentito, magari non a te, ma a ma tutta la infatti commissione. finora l'abbiamo fatta perché abbiamo capito, e come diceva Simone, le cartografiche le voglio vedere una per una, voglio chiedere tutto, perché qui la sintesi non mi basta. Però Posso fare una proposta metodologica? posso dire una cosa? No, aspetta Simone, poi, cioè io voglio dire, sul piano tecnico è possibile anche vedere tutte le osservazioni sul computer, eh? Cioè non c'è problemi, cioè non cambia niente, perché il documento che vedi Riccardo, come dire, se le facciamo in presenza, è il solito che lo vedi al computer. Ora noi non le facciamo vedere l'osservazione, perché essendo collegati, c'è un discorso di privacy, no? Però noi possiamo togliere i nominativi, no, faccio per spiegarti, delle osservazioni e parlare solo del numero dell'osservazione, cioè voi commissari potete avere il testo con anche i nominativi, però se le dobbiamo vedere a video, vediamo quelle senza il nominativo, solo col numero. Cioè, si discute Allora, l'osservazione numero 1, 10, 20 e così via. mandate tutte le osservazioni come sono state presentate via mail. Mandate tutte quelle. Questo possiamo farlo, anzi approfitto per dire che l'abbiamo già preparato per la classificazione degli edifici, questo lavoro. A voi arriverà il registro con il nominativo. Quando le discuteremo, se non lo faremo in presenza, io ho già preparato il lavoro. Parleremo, cioè il documento che sarà visualizzato non avrà il nominativo dell'osservante e si parlerà solo dell'osservazione numero. Capito? Cioè voglio dire che quello che Ma chiede noi Riccardo dobbiamo è vedere anche il disponibile nominativo, no? anche continuando con questa formula, solamente questo. Scusa, Ma ma io no, voglio vedere anche il nominativo. c'è un fraintendimento. Infatti. Allora, i commissari hanno diritto di vedere tutto, ok? Quindi, compresi i nomi, anzi, le devono vedere perché la legge prevede che se ci sono forme di conflitto di interesse, no? Ci possono essere, ci si deve astenere dal prendere posizione. Quindi, i commissari Bravo. hanno diritto di vedere tutto, compresi i nominativi. E sanno, ormai si è chiarito mille volte, che poi c'è un problema di uso di quel materiale, nel senso che quel materiale deve essere usato in funzione del mandato di consigliere comunale e non ad altri, diciamo, scopi, e quindi con un elemento di riservatezza di questo tipo.
Dopodiché la Manola sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo, a prescindere dal fatto che i commissari guardano tutto il materiale che vogliono, coi nomi, quando lo discutiamo in commissione, se si fa in presenza, nulla questio. Se si fa attraverso questa modalità, si può vedere lo stesso identico materiale che si vedrebbe in presenza, togliendo i nomi. Che i commissari ovviamente sanno perché hanno tutto il materiale completo, ma che non vengono mostrati per le ragioni di privacy che il segretario comunale ci ha, come dire, no? Ok. Detto di attenzionare. Ecco, tutto qui. Quindi io, se siete d'accordo, finiamo questa parte normativa in questo modo e poi magari quando abbiamo finito questa parte normativa, la commissione discuterà di quali sono le modalità, Io diciamo. ripeto, da parte mia, ma voglio dire, è una discussione che devono fare tutti i commissari e decidere poi. C'è apertura ovviamente nella disponibilità di valutare anche la forma in presenza, che è quella ordinaria, soprattutto se non siamo più in clima pandemico. Faccio registrare però il fatto che questa modalità, all'interezza della commissione, secondo me ha consentito di procedere in maniera organizzata e forse anche più spedita. Perché stento a credere che avremmo trovato la disponibilità di 5 persone, oltre che dell'ufficio, oltre che del consulente, oltre che dell'assessore, in presenza 3 volte per settimana, come accade questa settimana. E invito su questo tutti a riflettere, perché poi ognuno singolarmente ha le proprie Ma tutte le disponibilità. Ma... commissioni che si sono fatte prima, Jacopo, cioè prima si sono fatte decine di commissioni in presenza e il lavoro è andato spedito Ma come ti ripeto, andava. io non ho nulla al Perché mi contrario, viene a dire però. che ora la gente non può venire in commissione? Allora esce dalla commissione e non ne fa più parte se non è in grado di venire alle commissioni. Nessuno gli obbliga a stare in una commissione. Vabbè, ma Guarda, possiamo questa Santi, è qui. discussione farla? Sembra Dobbiamo si sempre mischia in due tavoli e Al limite carte. proviamo, ragazzi. Al limite proviamo con una o due commissioni e si vede come va. Dai. Se ne parla quando abbiamo finito questo lavoro. Intanto ti registro questo, la disponibilità mia. Perché qui mi sembra ci si isoli, bisogna stare sempre in una stanza e non incontrarci più. Il mondo diventa chiuso in una stanza. No, ragazzi, c'è anche il Vabbè, ma mondo, c'è anche l'incontro, c'è la socialità, c'è anche la condivisione. Quando si entra e si discute di un'osservazione, fa piacere confrontarsi, parlare, vedere la cartografia, discutere. Non è mica detto, è quello, no? Il sale di una discussione è quello. come diceva Michela, affrontiamolo questo tema, diciamo, alla fine di questa parte normativa, di carattere generale. Poi, siccome diceva Michela, si può anche fare delle prove, non è mica, ci mancherebbe. Allora, Mediatore. no, vabbè, mediatore, cerco di, insomma, di seguire una linea, insomma, che aiuti a tutti a lavorare per il meglio. Sarà Allora, mediatore. qui mi pare sia finito, no? Su quest'articolo. Guarda un po', Manola, se c'è altre modifiche. Ok, poi sulla 67 non mi risultano osservazioni sull'articolo 67. Sull'articolo 68 ce ne sono alcune. Allora, il 68 riguarda la disciplina sostanzialmente dei distributori di carburante. Allora, forse è il caso di ricordare che sui distributori di carburante esiste una normativa di carattere speciale che sostanzialmente li ha liberalizzati, nel senso che il compito del comune è prevedere i requisiti che servono per installare un distributore di carburante, ma nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunale, il distributore di carburante può essere installato. Quindi non necessariamente ci devono essere previsioni cartografiche, perché la legge dice che il compito del comune è definire i requisiti e che se uno rispetta quei requisiti, un distributore di carburante lo può aprire. E quindi è una norma che ha liberalizzato, diciamo, questo settore, diminuendo i poteri, diciamo, di pianificazione puntuale del comune. Allora, su questo articolo abbiamo l'osservazione del Collegio dei Geometri, la numero 228,
che sostanzialmente ci invita a correggere il riferimento a un comma e a correggere la relativa numerazione. Quindi è una richiesta di correzione di errori materiali sicuramente accolta. Poi, l'osservazione d'ufficio la vediamo sul testo. Poi, osservazione 235. Allora, sostanzialmente, se la interpreto bene, la sintesi, qui è una richiesta di modificare la norma nella direzione di non escludere che in presenza di alcuni fenomeni di pericolosità le aree non siano idonee ad ospitare un distributore di carburanti, perché alcuni fenomeni legati alla pericolosità e al grado di pericolosità, per esempio di natura idraulica, possono essere affrontati nel momento edilizio, cioè nella proposta progettuale, no? E quindi sostanzialmente ci chiedevano di modificare la norma in questo senso, cioè stabilite i requisiti urbanistici per i quali, no, le aree devono essere idonee ad ospitare un distributore di carburante, ma una serie di aspetti vanno rimessi alla parte progettuale sotto il profilo edilizio, e quindi sarebbe stata accolta parzialmente, poi vediamo come. Poi 420. Allora, c'è una parte cartografica. Poi il punto 2 dell'osservazione invece è normativa e ci chiedono di specificare al comma 2 che i requisiti qualificanti delle partizioni spaziali non debbono essere di nuovo verificati alla presentazione del titolo edilizio, in quanto già esistenti e valutati alla stesura del PO. Poi al comma 3 ci chiedono scusa, che osservazione è, Simone? Che ero mano. È la 420. Il punto numero 1, Riccardo, dell'osservazione è cartografico, e quindi poi lo vedremo casomai lì, cioè in sede cartografica. Il punto 2 invece è una richiesta di modifiche normative. In particolare ci chiedono al comma 2 dell'articolo 68 di specificare che qualora uno abbia già individuato nel PO in modo puntuale un'area come adatta per ospitare, diciamo, i distributori di carburanti, questa verifica, se è già stata fatta nel PO, non venga fatta due volte, sostanzialmente in serie di presentazione della pratica edilizia. Poi, ci chiedono al comma 3 sostanzialmente di risistemare l'italiano, se capisco bene, perché un ritornava, e quindi poi vediamo. E al comma 4 ci dicono, guardate, c'è un errore nell'individuazione del capo, che era quello che ci avevano segnalato anche il Collegio dei Geometri. Ecco, e poi l'altra cosa che ci segnalano è che l'articolo 68 non dà indicazioni sui parametri urbanistici e progettuali relativi ai nuovi impianti.
cioè quanto si può edificare in termini di superficie, altezze e volumi. E quindi dice, occhio perché c'è questo problema sull'articolo 68. L'osservazione è stata accolta. Quindi vediamo poi dopo nei commi 2, 3, 4 e sull'ultimo problema che è stato sollevato, cioè la mancanza di parametri sull'intervento edificatorio, come la norma è stata modificata. 447, osservazione 447. Ecco, qui ci viene chiesto, similmente a quello che avveniva in una delle prime osservazioni che abbiamo visto sull'articolo, di eliminare l'assenza di pericolosità idraulica come requisito per la possibilità stessa di presentare il progetto, nel senso che, diciamo, la pericolosità idraulica a volte può essere risolta nell'ambito del progetto edilizio, a seconda, no, del battente d'acqua e del livello di rischio che c'è. Il tema è, anche in area a pericolosità idraulica, a certe condizioni di messa in sicurezza gli interventi si possono fare, quindi non li escludete in modo aprioristico. Poi, osservazione 517. Allora, se la 517 è una delle più lunghe. Allora, c'è una lunga premessa. Allora, le richieste di carattere normativo sono quelle di cui al punto 4, che trovate in fondo alla sintesi dell'osservazione, perché le altre sono richieste di natura cartografica. Si chiede di aggiungere all'articolo 68 un comma dove disciplinare i requisiti minimi per gli impianti di carburanti, indicando la seguente traccia: realizzazione di strutture o manufatti per il ricovero del personale, la vendita dei prodotti petroliferi, altri servizi quali vale ristorazione per una superficie utile lorda pari al 10% dell'intera superficie fondiaria, la possibilità di realizzare delle pensiline con una superficie coperta massima del 25% e non superiore a 900 metri quadrati, un'altezza delle pensiline esterne di 5 metri, i fabbricati che rispettino 5 metri di distanza dai confini, con esclusione di questa regola per le strutture tecniche, per alcune strutture tecniche e connesse all'attività quali totem pubblicitari, pali reclamistici, pensiline, cartelloni e vani tecnici. E poi ci chiedono di eliminare nella parte finale del comma 1 il riferimento, un riferimento che sarebbe errato, all'attività di esclusivo autolavaggio. Pongono anche qui il tema del fatto che sarebbe sbagliato escludere a prescindere la possibilità di fare impianti di questo tipo nelle aree a pericolosità idraulica, perché a volte la pericolosità può essere risolta sul fronte edilizio. E poi ci chiedono di correggere il comma 5.
ci chiedono di eliminare una parte e poi andiamo a vedere sul testo. Poi, 519, Posso chiedere una cosa? No, sì? dicevo, ma lui qui inserisce tutta una serie di misure, no? Cioè, No, allora, questa è la richiesta, questa è la richiesta, poi è parzialmente accolta l'osservazione. Dopo andiamo a vedere sul testo, Riccardo. Ah, ok. Comunque, il tema che pone l'osservante è: avete disciplinato troppo poco, no? Questo tipo di previsione, cioè dovete dire qualcosa in più su come si fanno questi impianti di carburante. Più pone il tema, diciamo così, che l'aveva già posto un'altra osservazione, del fatto che è sbagliato, diciamo, a prescindere, escludere aree a pericolosità idraulica, perché a volte la pericolosità, diciamo, è bassa e può essere risolta con la messa in sicurezza negli interventi edilizi. Considerando che il nostro territorio, no, c'ha tante aree, diciamo, dove un livello di pericolosità idraulica c'è, ma a volte impedisce l'intervento, altre volte no. E quindi questa osservazione ci dice: non impedite a prescindere, no, un investimento. Guardate a seconda del livello di pericolosità idraulica in sede edilizia se è possibile o no realizzarlo. Ecco, questi sono i temi che sono posti dall'osservazione. Ora, se proprio la posso riassumere nel suo nucleo essenziale. Poi la 519 chiede di inserire all'articolo 68 un parametro di copertura proporzionale all'estensione dell'area. Il tema è sì, la proposta è diversa, ma il tema è uguale, no? Mettete quanto si può costruire in queste aree, in termini, no, di volumi. Costruire impianti di carburante, ovviamente. Dice poi, nel caso di attività di autolavaggio esistenti, prevedete nell'articolo 68 la possibilità di ampliare l'area dell'attività di autolavaggio e viene indicata una misura pari al 50%. Anche questa è parzialmente accolta, per cui io andrei a vedere l'articolo, Qui se che si numero era, Simone, scusa? la 519. Allora, vedete la prima precisazione. La prima precisazione tiene conto delle osservazioni 420, sostanzialmente si dice, si vuole precisare che il comma 2 è una norma di carattere generale, ovviamente. Non c'è una, per le aree di cui al comma 2 non c'è un'individuazione cartografica, no? Qui vengono fissati i criteri per stabilire in termini generali quali sono le aree idonee ad ospitare impianti di carburanti, distributori di carburanti. Perché c'è questa legge che dice che i comuni devono fissare delle regole generali. Allora, poi è specificato al comma 3. Scusa, scusa, volevo capire che significa condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico. E allora, che significa è chiaro? Forse è discutibile, francamente, che ci sia, nel senso che ora in una norma urbanistica scrive Anche io condizioni favorevoli. per bene. Hai ragione, secondo me hai ragione, Riccardo. Perché allora leggiamole velocemente: relazione funzionale con le principali direttrici viarie è chiaro, no? Cioè, un distributore di carburante lo puoi fare soltanto se, insomma, se s'affaccia su una strada, se no non lo puoi fare. Poi, conformità alle prescrizioni del codice della strada è evidente.
assenza di rilevanti valori storico-culturali o paesaggistici nel contesto di riferimento con contestuali idonee caratteristiche morfologico-orografiche del sito, è evidente anche questo, no? Cioè, se c'è un'area che ha un valore storico-culturale particolare, tendenzialmente non è adatta per ospitare un distributore di carburante. Poi, che non ci siano no, delle situazioni di incompatibilità rispetto ad altre norme, no, perché questi impianti hanno anche tutto un aspetto legato alla sicurezza, quindi ci possono essere magari aree dove non è adatto farli perché ci possono essere, insomma, dei problemi insuperabili. Compatibilità con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie, anche questo, insomma, è un requisito generale ragionevole. Condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico e economico, francamente, Manola, forse è una cosa che si può anche rivedere, perché non metterebbe anche in difficoltà l'ufficio, nel senso che la fattibilità tecnica è insita nel progetto edilizio, no? Nel senso che nel momento in cui presenti la pratica edilizia è chiaro che devi dimostrare che è fattibile, se no, ma è nell'istruttore edilizia che l'aspetto economico, francamente, mi pare che non si possa valutare noi. Sei d'accordo, Manola, che è il caso Sì, di sono metterci testa qui? L'osservazione d'accordo, me lo sono segnato. di Riccardo è, secondo me, giusta. Allora, Senta, verifica se non fosse su quel decreto lì che dice come si fanno i distributori, sì, infatti lo verifico, comunque certo. è stato Sì, ma non richiesto. è che si fa come sempre, cioè ci si appunta e si approfondisce, però Sì, ma lo diceva la Manola. ecco, mi sembra che Riccardo abbia ragione. Allora, al comma 3 c'è la specificazione che ovviamente questi requisiti di cui al comma 2 vanno poi puntualmente verificati, in sede di istruttore edilizia, ovviamente, insomma, no? Perché queste sono previsioni di carattere generale, non cartografico, quelle del comma 2. Andiamo avanti. Antonella, ok, avanti, avanti. Vedete? È stato tolto il riferimento alle aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica. Nel senso che qui è il progetto edilizio che deve dimostrare in sede edilizia se la pericolosità dell'area è compatibile o meno con la realizzazione dell'impianto di carburante. Poi c'è la solita precisazione che abbiamo messo anche in altre norme sul fatto che l'attività edilizia libera è ammessa, il che dà risposta anche al tema, per esempio, no, di tutte quelle attrezzature mobili a cui faceva riferimento un'osservazione. Quindi tutto quello che rientra nell'attività edilizia libera è ammesso. Poi abbiamo messo un riferimento per le attività di autolavaggio, cioè nelle attività di autolavaggio l'indice di copertura non potrà essere superiore al 30%. Questo significa che se un'area, no, è 100, nei limiti del 30% di quell'area si può fare volume. E poi come vedete, non abbiamo invece accolto la richiesta di avere una disciplina specifica su questo tipo di attrezzature, perché sui distributori di carburanti, perché onestamente ci sembrava complicata, perché è difficile, no, prevedere in termini generali le dimensioni di un distributore di carburante o le sue caratteristiche, dipende dall'area, no? E dal progetto che viene presentato. Ora, da questo punto di vista,
abbiamo, vedete, fatto un rinvio al regolamento edilizio comunale su alcuni aspetti, perché vedete, gli interventi ammessi sono superamento delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, ma ristrutturazione edilizia conservativa e ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Quindi sull'esistente, questo insomma è il grado di interventi che si può fare. Poi vedete c'è scritto: è altresì sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture e di impianti che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, nonché la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche eventualmente definite da regolamenti edilizio comunale, in linea generale anche comprendenti volumi di infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti e alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi. Qualora i suddetti interventi comportino l'aumento di superficie coperta superiore al 10% di quella esistente, essi dovranno essere convenzionati al fine di verificarne la compatibilità in rapporto al contesto territoriale entro cui risultano ubicate. Quindi la regola che ci siamo sentiti rilasciare è che fino al 10% della superficie esistente interventi di nuova edificazione sono liberi. Oltre il 10% ci vuole una convenzione, perché no, diciamo, va valutato il progetto a seconda delle caratteristiche in cui si fa il distributore di carburante. Non ce la siamo sentita sostanzialmente di indicare dei parametri rigidi, perché i distributori di carburanti ce ne sono di ogni tipo, più grandi, più piccoli, dipende dall'area e dal progetto. Questo è un po' quanto. Quindi questo lo rimandiamo al regolamento edilizio, che è quello che così In parte al dice. regolamento edilizio, in parte alle Varia varie progetto per progetto. Esatto. In parte al regolamento edilizio, in parte alla valutazione di ogni singolo, progetto. Tenete conto che le convenzioni edilizie o passano dal consiglio comunale, dipende, no, dal tipo di convenzione, o passano dal consiglio comunale o passano dalla giunta, quindi c'è un controllo, diciamo, di questa natura. Sì, volevo chiedere anche un'altra cosa. Sì, io ho finito, Riccardo, sull'articolo 78. No, volevo chiedere se i volumi di copertura del 30% sono sufficienti o no, perché io vedo che nei lavaggi esistenti mi sembra cioè sia superiore la copertura rispetto al posto in cui si trovano. Cioè, hai capito? Cioè, magari, non so, domando, chiedo. Se c'è stato fatto uno studio, se mediamente è quella, perché io nei lavaggi che ora mi vengono in mente c'è tanta roba coperta, insomma, mi sembra più del 30% del Va anche blocco. capito, va anche capito se fa tutto volume, no, Riccardo? Perché per esempio quelle attrezzature che ci sono a volte che sono delle attrezzature che separano gli ambiti di lavaggio, se sono chiusi anche sulla sommità, sì, potrebbero far volume, ma se sono aperti, per esempio, probabilmente volume non lo fanno. Quindi magari su questo problema che pone Riccardo, appuntiamoci, Manuela, facciamoci un supplemento di riflessione, cioè capire effettivamente rispetto alle attività esistenti se 30% va bene, anche in relazione a quel che fa volume, perché poi tante cose volume non lo fanno. E quindi approfondiamo. Ok. Allora, sugli articoli 69 e 70 non mi risultano osservazioni. Mi 70 risulta. Simone, 70 cambia tutto, è un'altra disciplina. Sì, ora ci andiamo, Invece mi risulta un'osservazione d'ufficio sul numero sul 71. Allora, 70. Allora, qui in realtà
siamo nelle norme di carattere generale delle schede norma, cioè quando noi ora poi, insomma, non subito, ma ci sarà un momento in cui guarderemo le osservazioni relative alle schede norma, no? Le schede norma, ve lo ricordo, sono quegli ambiti specificamente individuati nel piano dove ci sono, diciamo, le operazioni di trasformazione più significative, sia in termini di recupero, sia in termini di nuova edificazione. E queste previsioni sono, vedete, se l'Antonella mi scorre l'articolo 70 un attimo. Ecco, fermati lì, Antonella, torna indietro. Torna indietro, indietro. Ecco, fammi vedere questo elenco qui. Ecco, fermati lì. Vedete, queste previsioni, quelle delle schede norma, sono articolate in modo vario in funzione, diciamo, delle caratteristiche e degli obiettivi dell'intervento. Quindi noi abbiamo previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti, che sono denominate T, e poi nell'ambito delle T abbiamo interventi più di carattere urbano, interventi di carattere turistico-ricettivo, e interventi di rigenerazione, TU, TTR. Poi abbiamo previsioni sulle aree agricole denominate S, e ci sono vari tipi di previsioni a seconda degli obiettivi e delle aree di collocazione. E poi abbiamo previsioni di integrazione e potenziamento dei servizi e delle dotazioni in territorio rurale denominate FEI. Queste qui sono proprio quelle puntualmente definite zona per zona dalle schede norma. Quindi in realtà poi le affronteremo in quella sede, no? Le singole schede norma e le singole previsioni, in sede di osservazioni alle schede norma. Però ci sono degli articoli di carattere generale che valgono per tutte queste aree. Quindi l'articolo che stiamo guardando ora, che non è oggetto di osservazioni, è descrittivo, no? Apre questa nuova parte del piano e descrive le varie aree. Adesso si entra nelle varie aree in termini di disciplina generale, poi sono le aree sulle quali ci sono le schede da vedere puntualmente. Allora, ciò detto, si va, dicevo appunto, all'articolo 71 che riguarda le regole sulla perequazione e compensazione urbanistica, che sono no, l'aspetto, diciamo, tipico di queste aree. Sull'articolo 71 dicevo che l'unica osservazione è d'ufficio, per cui la possiamo leggere, ma questa l'aveva già anticipata Fabrizio Cinquini, cioè è una semplice precisazione, no? Cioè, cosa accade se nell'ambito di una previsione urbanistica che prevede la cessione gratuita di spazi pubblici, questa cessione di spazio pubblico non avviene? E noi abbiamo scritto, ma è una semplice precisazione: in assenza dei suddetti presupposti, ovvero della cessione gratuita e della realizzazione delle suddette misure a carico del proponente, decadono le previsioni di trasformazione e i diritti edificatori corrispondenti a parametri urbanistici specificamente indicati per le diverse spartizioni spaziali. Se puoi scorrere, Antonella, nelle corrispondenti schede norma di cui è l'elaborato QP, 1A, disciplina e trasformazioni schede norma. So, la norma è ovvia, no? Ho fatto una previsione perché mi interessa realizzare quell'opera pubblica o avere la cessione di quello spazio pubblico. È chiaro che se la parte perequativa, il privato, non si rende disponibile a farla, decade anche la possibilità di fare l'intervento edificatorio. Poi, andando avanti, abbiamo due osservazioni sull'articolo 72. L'articolo 72, se lo puoi scorrere, Antonella,
riguarda. Scusa Simone, perché leggendo questo, ora sono sempre ferma, leggevo, finivo di leggere l'articolo 71. Ma questa tua norma qui è uguale a quella che abbiamo inserito, dove si era inserita nelle attrezzature esistenti, è uguale a quella più o meno. Esatto. Ah, L'avevamo già discussa, sì. ecco, mi sembra. Ok, Sì, grazie. l'avevamo già, Fabrizio ce l'aveva già anticipato. L'articolo 72 riguarda le aree dove è già stata approvata una variante specifica e quindi dove c'è già una previsione in essere in funzione di scelte urbanistiche di carattere pregresso. Su questo articolo le osservazioni sono scusate, aspettate un attimo. Siamo all'articolo 70, scusate un attimo, ho perso il di fila il numero, 72, 72, 72. grazie, grazie. Sì, dicevo che su questo articolo le osservazioni sono due, sono la 591 e la 592. Allora, allora, sostanzialmente ci dicono che rispetto ad una previsione urbanistica appunto già esistente, perché queste sono varianti già approvate, c'è un errore nell'articolo 72 di riferimento alla delibera. Abbiamo sbagliato il mese, eh? Il numero l'abbiamo indovinato, l'anno pure, ma il mese l'abbiamo sbagliato. E poi si chiede di modificare l'articolo 72,6. Sì, perché noi nel comma 6 avevamo equiparato, diciamo, gli interventi che si possono fare in queste aree alla disciplina delle aree non pianificate. E l'osservante ci fa presente che invece, essendo aree già diciamo, realizzate sulla base di vecchie previsioni, bisognerebbe ammettere più interventi perché si tratta, no, di edilizia esistente. E poi si fa presente che diciamo Io la non l'ho richiesta. capita questa qui, Simone, questa qui, questo passaggio qui. Quale? L'ultimo che citavo? E l'ultimo. Allora, il tema, Riccardo, è quello dell'intervento. Allora, queste sono aree dove è già stato approvato uno strumento, una variante urbanistica o un piano attuativo specifico. E quindi, diciamo, c'è un problema di coerenza, no? Rispetto agli atti che sono già stati approvati. Perché magari gli interventi sono stati realizzati in parte, sono ancora in corso, ok? Cioè non è detto che siano aree dove gli interventi sono stati completati, dove gli effetti del, diciamo, del piano si sono esauriti, gli effetti del piano precedente, magari sono in corso di realizzazione, no? Ora, prescindendo da quest'area qui, oggetto, diciamo, dell'osservazione, ma ce ne sono tante nel nostro strumento. Me ne viene in mente una che quando abbiamo fatto la rotatoria, no? All'altezza della carrozzeria stadio, se vi ricordate, abbiamo evitato un esproprio con una variante urbanistica che consentiva al cittadino un ampliamento degli interventi su quell'edificio, no? Lì vicino alla rotatoria, appunto davanti alla carrozzeria stadio. Per dire, quell'edificio, no? La disciplina di quell'edificio lì, no?
è legata a quella variante lì, perché il cittadino ci ha dato uno spazio gratuitamente per fare la rotatoria e in cambio ha avuto delle facoltà, diciamo, edificatorie che sono regolate da quella variante. Quindi gli esempi potrebbero essere vari, di varianti che ancora non hanno finito di avere i loro effetti, no? Rispetto a quando sono state approvate. Allora, il problema in queste aree qui è capire qual è, Riccardo, la disciplina corretta da dare agli edifici che esistono già, no? Perché sono situazioni, diciamo, dove in parte gli interventi sono stati realizzati, in parte no. Tra l'altro, sull'area in questione, oggetto dell'osservazione, gli interventi sono stati realizzati, ma c'è tutta una questione aperta, per esempio, sulla parte pubblica, perché lì ci sono ancora una parte degli interventi che devono essere finiti. Allora, il cittadino dice: datemi per gli edifici esistenti gli interventi che sono previsti dalla legge regionale agli articoli 135 e 136, che sostanzialmente sono tutti gli interventi che si possono fare sul patrimonio edilizio esistente, perché lui ritiene insufficienti gli interventi che noi abbiamo indicato nell'articolo 92, cioè per le aree non più pianificate e a cui abbiamo equiparato queste qui, a livello di interventi che si possono fare. L'ufficio dice: ma secondo noi gli interventi che abbiamo previsto nell'articolo 92 e che noi abbiamo, diciamo, trasferito anche a queste situazioni qui sono più che sufficienti per gestire, diciamo, l'esistente. Quindi vediamo poi, Riccardo, no? L'articolo 92 cosa prevede? Lo anticipiamo, in modo da vedere se ci sembra adeguato o meno quello che abbiamo scritto nell'articolo 72. Questo è un po' il tema. Quello che si può fare sugli edifici esistenti, frutto di piani specifici i cui effetti non si sono ancora esauriti. Poi, l'altra osservazione è la 592. E questo è un cambio di destinazione d'uso, questa, Simone, però. Sì, qui chiede sempre su un intervento di questa natura di poter fare un cambio d'uso da direzionale a residenziale, che secondo lui alleggerirebbe il carico urbanistico. Anche qui si risponde nello stesso modo, cioè a nostro giudizio gli interventi regolati dall'articolo 92 sono più che sufficienti. Quindi dopo andiamo a vedere, cioè dopo, ora, perché poi ce ne sono altre osservazioni su questo articolo. Ora quindi andiamo a vedere. Scusa, ma è pertinente all'articolo 72 questa osservazione? Sì, è pertinente perché riguarda un'area di quelle che fanno parte dell'articolo 72, cioè di quelle dove c'è già un piano attuativo approvato. Quindi è pertinente in questo senso, sì. Allora, a questo punto andiamo sul testo dell'articolo 72, che però non credo abbia subito modifiche se non la correzione di quell'errore che ci avevano segnalato del numero della delibera. Ok, quindi verifichiamolo. Eccolo qua, vedete, abbiamo corretto il numero della delibera. Dopodiché, a questo punto, Antonella, io farei un salto all'articolo 92. In modo che vediamo. Mi raccomando, Manola, quando c'è qualcosa che non ti torna tra quello che dico, intervieni senza, diciamo, Sì, senza ritegno, ecco, certo, perché sì, ci tranquillo. tengo a essere preciso nei confronti della Commissione. Piano piano stiamo arrivando all'articolo L'81 no, 9. ma l'81 non lo vuoi guardare l'articolo che ci No, sono delle no, perché modifiche? Antonella ti sei persa Ah. un attimo, non è che si salta al 92, è che Ah. dobbiamo andare a vedere il 92 perché c'è un Ok. ritegno. Poi dopo si torna indietro. Ok. C'è un riferimento
nell'articolo in esame, all'articolo 92. È un po' lentino, aspettate un attimo. Nel frattempo dico io una cosa, come mai nell'articolo però 72 l'osservazione 592 non c'è? Perché non ha comportato modifiche dell'articolo. Ah, quindi non è stata recepita, via. Esatto, non è stata recepita perché secondo noi, secondo l'ufficio, insomma, gli interventi previsti nell'articolo 92, a cui rimanda l'articolo 72, sono più che sufficienti. Però adesso ovviamente lo guardiamo. Ci siamo? Sta componendo il testo Simone, un attimo. Purtroppo, computer è quello che è. Ci siamo, eh. Mentre Antonella scorre il testo, consideriamo che questo tipo di aree sono aree dove, insomma, normalmente ci sono stati degli interventi piuttosto grossi negli ultimi anni, perché sono i piani attuativi che si sono, diciamo, realizzati e che hanno ancora effetto. Lo dico perché, no, questo va considerato nella disciplina che diamo, no? Cioè, sono aree spesso che erano inedificate su cui è stato costruito, quindi. Non mi pare una norma quella che richiama il 92, che la rileggevo, di salvaguardia, no? Rispetto al completamento di una previsione che magari era auspicabile, oppure a risanamento di una condizione che invece, come dire, si è prodotta a seguito del fatto che qualcosa sia andato storto nelle attuazioni. Vai, è arrivata, è arrivata. Ecco, vedete, sulle aree dell'articolo 72 noi abbiamo introdotto, con richiamo al 92, questa disciplina. Si possono fare tutti gli interventi di edilizia libera, superamento delle barriere architettoniche, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia conservativa. C'è un errore, vedi, dice restauro e di... Ah no, di restauro e di risanamento. Ah, restauro e di risanamento. Sì, dovrebbe essere l'addizione di legge, Riccardo. E più sono ammessi gli interventi pertinenziali. Ora, ecco, a noi sembrerebbe che, ripeto, sono aree dove insomma, si è edificato ex novo o si sono fatti interventi di recupero molto grossi, magari addirittura ancora in corso. Quindi diamo tutte le possibilità di intervento sull'esistente. Però oltre quello, insomma, dare no, una nuova capacità, diciamo, di consumo del territorio ci sembrerebbe sbagliato. Questo è il senso, no, Manola, ti torna? Sì, infatti. Quindi, come vedete, insomma, si può, eh? Le piscine non sono richiamate. E non essendo richiamate, in questo modo sarebbero escluse. Non ci vedo Scusa. nulla di male, e quindi magari Manola appuntatelo per gli interventi di natura residenziale, ovviamente già realizzati. Se uno vuole fare la piscina, non ci vedo nulla di male. Però hai fatto bene a dirlo, Alberto, perché le piscine, se non le mettiamo specificamente, è come se non ci fossero, perché non rientrano negli interventi pertinenziali, proprio per legge, sono una cosa a sé. Quindi appuntiamocelo questo. Ora, più che altro, ecco Manola, non tanto da inserire nelle aree non pianificate, ma da inserire nel 72, forse, ecco. Ma in generale dove è possibile farlo, quei richiamoli alle piscine, se si prevede, cioè di verificare quello, no? Dove E... abbiamo intendimento di metodo, di verificare che sia possibile il richiamo da tutte le parti. Ok,
Quindi possiamo tornare all'esame delle osservazioni da dove eravamo rimasti. Sugli articoli 73 e 74 non ci sono osservazioni. Quindi si va all'articolo 75. Diamo il tempo all'Antonella di andarci. Articolo 75. Intanto vi anticipo che l'unica osservazione che c'è è quella del Collegio dei Geometri ed è quindi la 228. 228. Ma forse ci avevano segnalato Ma degli errori. forse l'abbiamo già fatto direttamente, lo sai? Perché chiedevano la correzione di un testo. E io non vedo correzioni in giallo qui. Può darsi che ci sia un errore bisogna che riguardi l'osservazione, ma di ortografia, eh? Ah, vabbè. Perché non vedo correzioni, capito? Quando era un Comunque. errore di ortografia, sai, sbagli così, come abbiamo fatto anche in queste sedute quando si trovava qualche Sì, cosa. chiede di correggere il testo, che è vero, è stato corretto, vedo. Cioè, Va proprio bene. anche di qualificazione e sviluppo dei servizi sul Perché turistici. non vedo niente di. Sì, Sì, no, scusa ma. Riccardo, non ho detto che aree sono, torniamo su, ma tanto non c'è nulla da discutere perché c'è una correzione di testo. Comunque, articolo 75 fa riferimento a una, appunto, delle aree dove ci sono le schede norma, quelle che hanno, diciamo, una vocazione legata ai servizi turistici, per capirsi. Poi le vede, cioè, sono quelle delle schede norma, quindi lì poi vanno viste le schede norma, queste sono norme di carattere generale. Poi, andando avanti, sì, sull'articolo 76, che riguarda invece le aree degradate, dequalificate, e quindi dove diciamo il fattore del degrado è quello che le caratterizza e quindi l'obiettivo è quello della rigenerazione, c'è un'unica osservazione sull'articolo 76, che è la numero 164. Non accolta, è per questo che il testo non è cambiato. Allora, l'area in questione è vicino a Piazza degli Alpini. Chiedevano una modifica che riguarda la scheda e quindi quella poi la vedremo nella scheda norma. Quindi Che è cartografica questa, anche cartografica. sì, diciamo è tra allora, non è cartografica, riguarda proprio la scheda norma, cioè perché chiedono l'inserimento nella scheda di quell'artigianale, della destinazione d'uso artigianale. E poi però c'è una parte più Riguarda generale la norma. che dice inserimento di apposita norma che per le attività manufatti esistenti consente opere di manutenzione, ristrutturazione e soprattutto la possibilità di installare manufatti precari temporanei collegati all'attività principale. Si fa presente che l'articolo 76
Sostanzialmente è la richiesta, per tradurla in parole, diciamo, chiare, di ampliare le possibilità di intervento sui manufatti esistenti, a prescindere, se capisco bene, dalla realizzazione dell'intervento. Ora, qui c'è qualcosa che non mi torna, perché questo magari chiedo all'ufficio di verificarlo, perché secondo me noi in realtà, se leggo bene l'osservazione, l'abbiamo ampliate le possibilità di intervento sugli edifici esistenti, forse in un momento successivo, Manola, all'istruttore dell'osservazione, cioè quando abbiamo detto sui chi non fa l'intervento previsto dalla scheda norma può arrivare fino alla, mi pare si è detto, ristrutturazione edilizia conservativa. Quindi da questo punto di vista probabilmente non è vero che non l'abbiamo accolta. Cioè non l'abbiamo accolta, ma questo lo vedremo poi sulla parte della scheda. Ma forse sulla parte della norma di carattere generale, forse invece almeno parzialmente accolta è. Vi ricordate quando abbiamo discusso degli interventi che si possono fare sui manufatti esistenti nelle aree dove c'è una scheda norma, che siamo passati da dire sono la protezione straordinaria fino alla ristrutturazione? Ecco. Ma loro chiedevano però di fare altre costruzioni. Vedi, con inserimento di apposita norma che per le attività manufatti esistenti consenta opere di manutenzione, ristrutturazione e soprattutto la possibilità di installare manufatti precari temporanei collegati all'attività principale, vendita officina. Il ragionamento che Diciamo. avevamo fatto è che la scheda norma, come dire, cerca di favorire un recupero di quell'area ai fini più della collettività. Quindi il fatto di accettare questa osservazione tendeva a consentire che l'attività esistente permanesse. Sì, la domanda che mi faccio è, Manola, ma non è che poi sulla base della regola generale che citavo prima, fino alla ristrutturazione, Sì, poi la. ma quello che c'hai, non il nuovo. Sì, ma Gli quindi interventi sarebbe. te li puoi fare di conservazione e manutenzione, ma di quello che già hai, non che puoi fare cose in più. Sì, però siccome loro chiedono, mi pare, verifichiamolo, chiedono manutenzione, ristrutturazione e soprattutto la possibilità di installare manufatti precari. È questo. Mi sembrerebbe che fino alla ristrutturazione è accolta e oltre no, forse. Tutto Sì, qui, sì. tutto qui. Ecco, magari verifichiamo Sì, questa. la riguardo. Un'altra cosa, scusate, nell'ultimo pezzo dell'osservazione, e forse, come dire, è un richiamo come ridondante, ma non lo so, ecco, perché viene indicato, quindi dice l'articolo 76 non disciplina gli interventi ammissibili sulle funzioni esistenti. Ora è implicito che siano quelle legittime, no? Le funzioni esistenti, quindi ci fai gli interventi ammissibili sulle funzioni presenti, se non qui la scheda. Io credo, Jacopo, che non sia così, nel senso che noi abbiamo detto in tutti questi casi si può arrivare fino alla ristrutturazione edilizia conservativa. Ora, no, non mi ricordo dove è scritto, ma riguarda tutte le schede a Appunto, norma. però dico, questa norma qui è il caso di richiamarla magari, cioè alla fine delle diverse tipologie di schede norme, no? Che alla fine hanno questa unica norma qui per ogni articolo ce n'è una, no? Allora dico, magari richiamiamo il fatto che. Non mi ricordo a livello di tecnica normativa se l'abbiamo inserita in un unico articolo che le richiama tutte in automatico o se va ripetuta via via. Secondo me c'è un unico articolo generale che le richiama tutte in automatico, però lo controlliamo. L'abbiamo visto un po' di commissioni fa. Io a memoria. Sì, si è visto, Sì, però non riesco a trovarlo, però c'è, sì. Secondo me, in una logica di lettura della norma, non sarebbe male inserirlo qui, capito? Perché d'altra parte, cioè, vedendo quello che puoi fare su un'area, individui l'area attraverso un
una disciplina specifica che poi richiama nelle norme per come è fatto il piano, leggo un articolo e capisco in quell'area quel che ci posso fare, no? Allora dico, sì, probabilmente avrebbe senso inserirlo qui. Sì, Jacopo, è che va vista la tecnica normativa, no? Perché Fabrizio l'ha sempre impostati così, c'è una norma di carattere generale che descrive le varie aree, poi si va nelle singole aree, quindi appuntiamocelo, dai, nel senso, vediamo sotto il profilo della tecnica normativa qual è la cosa più corretta rispetto all'impostazione che ha dato Fabrizio. E poi a stampa qui c'era una notazione sbagliata sui commi dell'articolo, non so se l'avete già riguardata. Perché io dal 7 vado all'11, dal comma 7 vado all'11, perché è saltata la numerazione, capito? Solo quella. Questo allora va corretto. No, no, guardate nel digitale perché magari avete già corretto, giustamente. Scusa Jacopo, mi stavo appuntando. Un problema di numerazione di commi nel testo che ha Jacopo, vediamo se c'è anche qui. Ma dell'articolo 76? Sì, anch'io ho degli errori. Dal 7 al 4... Dal 7 all'11. Sì, hai ragione, è vero, certo, certo. E allora lì va corretto. Allora, poi, osservazione sul 77 non ci sono osservazioni, sull'articolo 77, si va all'articolo 78. Diciamo che il 77 si entra nello sviluppo sostenibile. Allora, sì, allora sono le varie, queste sono, Riccardo, come dicevo prima, all'inizio del capo di riferimento, sono le varie aree dove ci sono le schede norma. Il meccanismo è sempre quello della scheda norma, cioè poi le vedremo le schede norma, ci sono le osservazioni, quindi la previsione edificatoria o di recupero a fronte di vantaggi, no, compensativi o perequativi per il comune. Il nome delle aree cambia soltanto in funzione della localizzazione e degli obiettivi in termini funzionali che le previsioni si pongono. Quindi cambia, il meccanismo è sempre quello della scheda norma, il nome cambia in funzione di queste cose qui. L'articolo 78 riguarda le aree degradate e o inutilizzate di integrazione di attività impianti produttivi, quindi qui la caratteristica di queste aree è il degrado e una vocazione di tipo economico produttivo, però poi vanno proprio viste, no, nelle schede norma, con le osservazioni sulle schede norma va proprio viste nella cartografia, queste ragioni che queste sono solo norme di carattere generale. Ora, su questo articolo, che è il 78, dicevamo, ci sono due osservazioni che non hanno implicato però modifiche al testo. Quindi devo verificare, ora ve lo dico subito, se magari... Ecco Antonella, a me la 309 non risulta tra le osservazioni normative, quindi forse era richiamato l'articolo, ma l'osservazione è di altra natura. Controlla un po'. Siamo all'articolo 100, all'articolo 78. Ho allora, due osservazioni, te le dico tutte e due, 309 e 472, sì. Che però, vediamo un po'. Cosa aspetta che allora? Oh, aspetta, ho risolto perché me l'avete già detto, okay. Voi. Esatto. L'osservazione è richiamata, ma esatto. Non. Cioè dovrebbero essere due osservazioni dove probabilmente l'articolo è richiamato, però hanno una natura completamente diversa. Ti torna? Sì. Non l'abbiamo infatti nel registro, dovrebbero essere cartografiche, mi sa, tutte e due. Sono cartografiche oppure relative a singole schede norma, ok? Poi... Ma sarebbe da levare tra nell'elenco qui, quindi nel testo? No, ma è nel file che mi avete mandato come ufficio che io uso informalmente. Okay. Lascia aperto. Sì. Ci sono problemi, sono negli appunti, diciamo, che mi avete fatto voi.
Poi invece l'articolo 79, andiamoci, siamo nel Parco regionale delle Alpi Apuane, nei nodi e nelle porte di fruizione del Parco regionale delle Alpi Apuane, cioè come ricorderete, nell'ambito delle aree del parco, noi abbiamo previsto tre aree strategiche che sono Tre Scogli, Candalla e Lucese. E in queste tre aree abbiamo, diciamo, cercato di dare delle possibilità di realizzare, no, degli interventi, insomma, di valorizzazione ambientale, anche in chiave, diciamo così, turistico-ricettiva. Poi bisognerà vedere anche cosa prevede il piano del parco, perché, come ha spiegato Fabrizio, quello poi è sovraordinato rispetto agli strumenti comunali. Ora, sull'articolo 79 c'è soltanto l'osservazione d'ufficio, quindi possiamo scorrere l'articolo. È la precisazione che l'attività edilizia libera si può fare. Poi, articolo 80. Queste sono le casse di espansione che ci sono sul territorio di natura idraulica, la più importante è quella del magazzino. Qui c'è un'unica osservazione, la 122, che è stata accolta. Andiamola a vedere. Ma dove, scusa, che articolo siamo? 80? E Sì. io non ce l'ho osservazione. Non ce l'hai nel senso che il testo non è stato modificato. E hai ragione, Riccardo, perché evidentemente è citato l'articolo 80, ma non è oggetto di osservazione. Sì, Tant'è che è quella abbiamo. di Lega Ambiente, quella di Lega Ambiente, Ok, è quella 122. che ci ha portato a introdurre l'articolo 32 bis e ci ha portato a modificare gli articoli 57 e 59. Quindi è accolta, ma non modificando l'articolo 80, ma modificando altri articoli che abbiamo già visto. Poi, articolo 81. Andiamo avanti. Simone, Simone, chiaramente sulle casse di espansione noi abbiamo questa norma, ma non abbiamo voce in capitolo, giusto? Perché ancora si stanno continuando a fare cose al limite della sopportazione, diciamo, per i cittadini, specialmente sulla cassa di espansione quassù che abbiamo noi nelle 6 miglia. C'è l'esproprio degli argini. Non solo non scendono diciamo, non parlano con i cittadini, va bene, fanno come gli pare, a parte gli espropri che gli stanno facendo come a prezzi irrisori, che sarebbe non da prendere soldi, ma da offrirgli un caffè. L'occupazione, 16 euro al mese d'occupazione danno, capito? Non la devono dare ai cittadini 16 euro al mese d'occupazione, i cittadini gli offrono anche cena. Cioè, a questo punto, se devono offrire 16 euro d'occupazione di un mese di un terreno dove ci vengono con i camion, dove ci fanno il suo porco comodo per tirare su degli argini che hanno fatto male, che poi va bene, beccheranno anche una denuncia alla Procura della Repubblica e questo verrà fatto da qualche cittadino sicuramente tra qualche giorno, e si prendono. E offrono ai cittadini 16 euro di occupazione di terreno, del territorio dei cittadini, 16 euro il mese, ma il cittadino gli dice: ma non ve li do,
vi offro anche cena, venite, occupate il terreno, fate quello che dovete fare per interesse pubblico, per carità di Dio, vi offro anche cena, vi faccio anche tortelli. Siamo arrivati a questo punto, Simone. Noi va bene, qui non regolamentiamo niente, saranno cose sovrastanti, ma se i cittadini poi si arrabbiano, hanno anche il sacrosanto diritto ad arrabbiarsi, quando si vedono offrire, a parte i miseri soldi per l'esproprio, per lavori fatti male, perché gli argini sono franati per lavori fatti male, e me ne assumo la responsabilità di quello che dico, si sentono offrire 16 euro il mese per l'occupazione del proprio terreno, per lavori che devono essere fatti con mezzi, magari poi che ti devastano anche tutto il terreno e te lo devi rimettere anche a posto. 16 euro al mese e non dico altro, lo dico qui pubblicamente, 16 euro al mese di diritto d'occupazione. Allora, ovviamente Fatemi nella sede, rispondere. no, guarda. Allora, ovviamente nel piano operativo queste cose non vengono trattate. La cosa che possiamo fare su un piano, diciamo, istituzionale, ma che non, diciamo, non c'entra con la commissione, lo dico così perché è corretto dirlo, visto che te hai posto il problema, è magari organizzare un incontro con, credo sia il consorzio di bonifica, no? Col consorzio di bonifica e quel gruppo di cittadini che è interessato da questo problema, anche alla presenza del comune, per capire quantomeno se i diritti, no? delle persone vengono rispettati, nel senso che voi avete diritto, i cittadini hanno diritto a un equo indennizzo per l'occupazione del suolo e ovviamente hanno poi diritto a che la proprietà non venga danneggiata. Quindi, se il comune può favorire un'interlocuzione e può aiutare a verificare che le cose vengano fatte bene, questo il comune lo può fare, diciamo al di fuori, no, del piano operativo. Poi non ha poteri diretti, però ha un potere di mettere a un tavolino, no, le parti, diciamo così, e capire quello che sta succedendo. Questo si può fare. Insomma, non è mia diretta competenza, ma mi farò carico io di riferirlo, insomma, al sindaco e che poi, insomma, valuterà qual è, diciamo, l'iniziativa più appropriata da prendere, va bene? Ok, riferisco, grazie. Io chiedo E se stasera alle 6 si può smettere, che c'è un appuntamento e siamo partiti. ci siamo, tra l'altro ci rivediamo venerdì e direi che venerdì si potrebbe concludere e verificare il registro con le osservazioni che nel caso, insomma, se non sono state affrontate. Esatto. Se Poi volete, ci possiamo anche proprio fermare ora, tanto. io mi fermerei ora perché guarda, devo andare via che c'ho un impegno, mi Ok. fareste un favore? Va bene, rispetto alla richiesta che faceva la Michela, mi associo anch'io, Simone, e direi invitiamo anche la Regione, perché questi interventi materialmente li fa il consorzio, ma la competenza su quella roba lì è del Genio e quindi della Regione. Va bene. Mi associo anch'io. Grazie. Va bene, Buona serata. a Ciao a venerdì, alle 9. tutti. Ciao a Ciao. tutti. Ciao, ciao, ciao Ian, ciao a tutti. Ciao.